Russia. Buonasera a tutti i consiglieri, stasera abbiamo questo consiglio comunale. Buonasera al pubblico, buonasera ai giornalisti e buonasera ai nostri operatori di streaming. Apriamo questo consiglio comunale stasera con la diretta di streaming e anche con la grande soddisfazione, insomma, di essere riusciti a realizzarla in così breve tempo, grazie all'impegno del sindaco che ringraziamo, perché giovane tra i giovani ci porta sempre qualcosa di nuovo in ogni seduta del consiglio. La parola al nostro segretario comunale, la dottoressa Cagliola, dal Veneto, prego. Nipote Rocono, Travini Antonio, Cappini Domenico Sofia, Morini Elisabetta, Mirenda Luciatina, Di Luca Lupito Sara, Pino Antonino, Giulia Francesco, Ricciardello Rosaria, Miraglia Giuseppe, Princiotta Vincenzo, Cappini Lazzaro Gaetano, Collova Filippo. Apriamo i lavori del Consiglio con il primo punto all'ordine del giorno, lettura d'approvazione verbale, seduta precedente. Al solito vengo l'oggetto e se non ci sono interventi dopo aver approvato il contenuto. Allora, visto l'articolo 80 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali vigenti in Sicilia, che prevede la lettura e l'approvazione verbale nella successiva dinanzi del Consiglio Comunale, visto l'articolo 19 dello Statuto Comunale, visto l'articolo 41 del regolamento delle sedute consiliari, ritenuto di dover dare applicazione alla predetta disposizione, si propone che il Consiglio Comunale delibere di procedere all'approvazione dei verbali numero 14, 26, 17, 18, 19, 20 e 21 del 7-6-2012 con i seguenti oggetti. Lettura d'approvazione, questo no. Nomina commissione elettorale. Istituzione prima commissione consiliare permanente referente di controllo. Istituzione seconda commissione consiliare permanente consultiva. Istituzione terza commissione consiliare permanente redigente. Emergenza rifiuti, comunicazione del sindaco, determinazioni. Presidente. Prego. Sull'oggetto emergenza rifiuti avrei un punto da fare. Nella terza pagina, sì, dove si dice, dottoressa, il consigliere Scarpini della regione personalmente per transigere sulla stessa linea del sindaco che ha detto di essere disposto sui 376.000 euro, ma non sui 96, anche se ciò avrebbe comportato la rinuncia del servizio giudiziario. C'è da inserire. Alla fine della seconda terza pagina, perché il signor Di Sindaco, se lei si ricorda, diede, diciamo, mandato, tra virgolette, al sottoscritto di contattare il presidente dell'ambiente dicendo siamo in un'aula, le do mandato, se lui è disposto a transigere, io prendo l'impegno e quindi contatto tutto e parlo. Questo vorrei che si fosse inserito e aggiungo a comunicazione dei presenti che io ho preso l'impegno di telefonare il giorno dopo al presidente. È stata fatta, sì, per giunta. No, perché a me non mi risultava, perché io poi ho parlato con l'avvocato, ho avvertito lei della disponibilità, delle condizioni che lei aveva richiesto. È stata fatta in giunta. L'avvocato che della. Cioè, allora non è stato comunicato proprio. No, assolutamente sì. Vabbè, sono importante, no, mi risultava che era stato fatto. Il dottor Innocenti è assolutamente al corrente, anzi, per dirvi, ne prendiamo atto. Assolutamente, però, era soltanto per noi che ancora non mi hanno comunicato la mia. Vabbè, è stata fatta qualche giorno. È stata fatta, vedi? Ieri. Prendiamo atto dell'intervento del consigliere Scarpinato, andiamo avanti con l'altro punto, l'altra approvazione.
situazione urbana riguarda la mozione d'anno, applicazione articolo 37 del regolamento dell'istituto del Consiglio Comunale. Siamo adesso al secondo punto all'ordine del giorno, istituzione forum giovanile comunale Greta De Gancia ed approvazione relativo regolamento di funzionamento. Vengo alla proposta. Proponente della proposta è il consigliere dottore Bono Condivoro. Allora, leggo la proposta, premesso che si intendono proseguire del comune politiche idonee a garantire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa del Comune di Brolo, così come previsto dallo Statuto Comunale, che la Carta Europea divenuta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale recita espressamente: partecipare ed essere un cittadino attivo vuole dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità e, se nel caso, il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività e iniziative che possono contribuire alla costruzione di una società migliore. Che il libro bianco della Commissione Europea, un nuovo impulso per la gioventù europea, del 2001 riporta: la promozione di nuove forme di governance europea è una delle quattro priorità strategiche fissate dalla Commissione, e per governance deve intendere l'insieme delle regole, dei meccanismi e delle prassi che influiscono sull'articolazione dei diversi poteri esercitati, nonché la cultura del processo decisionale dell'Unione Europea per consentire la partecipazione dei cittadini alle decisioni che li riguardano. E che questa modernizzazione dell'azione pubblica europea è retta dai cinque principi fondamentali: l'apertura, la partecipazione, la responsabilità, l'efficacia e la coerenza. Preso atto che la risoluzione del Consiglio d'Europa, ampliare la partecipazione dei giovani al sistema della democrazia rappresentativa del 25 novembre 2003, che invita gli Stati membri a predisporre nel quadro delle priorità comune di una migliore comprensione e conoscenza dei giovani, l'inventario delle conoscenze attuali sugli ostacoli di una partecipazione attiva dei giovani alla democrazia rappresentativa. Preso atto che scambiare informazioni sulle misure già attuate e esempi di buone prassi per realizzare l'obiettivo comune di ampliare la partecipazione dei giovani al sistema della democrazia rappresentativa a livello di Stati membri e a livello europeo, preso atto che rafforzare il dialogo tra i giovani e i responsabili politici, ad esempio dall'inizio ai incontri periodici, la Carta Europea dell'Informazione per la Gioventù Europea del 2004, che recita: il lavoro di informazione può aiutare i giovani a realizzare le loro aspirazioni e promuovere la partecipazione in quanto di membri attivi della società. Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo tale da ampliare le possibilità di scelta e promuovere l'autonomia e le capacità dei giovani rispetto della democrazia, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Implica il diritto per tutti i giovani di disporre di informazioni complete, oggettive, comprensibile ed affidabile su tutte le loro richieste e bisogni. Considerato che l'intento di questo Consiglio Comunale è coinvolgere i giovani e il referente di associazioni operanti nel campo giovanile allo scopo di elaborare un percorso di informazione, condivisione e partecipazione alle tematiche giovanili attraverso l'istruzione di un forum giovanile comunale denominato Forum Giovanile Terra dei Lancia. Considerato che il Forum Giovanile Comunale Terra dei Lancia si propone di promuovere le politiche giovanili coinvolgendo tutte le associazioni, gli enti e i gruppi spontanei di interesse giovanile, che obiettivo istituzionale di questo ente è favorire la partecipazione dei cittadini e dei giovani alla vita civile, sociale e politica, anche in attuazione della Carta Europea ricevuta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, del libro bianco, un nuovo impulso per la gioventù europea. Il forum giovanile può rappresentare per i giovani un laboratorio sociale utile alla formazione e alla crescita civile e culturale dei giovani. Propone che il Consiglio Comunale deliberi di istituire il forum giovanile comunale per i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 28 anni, denominato Forum Giovanile Terra dei Lancia, di approvare il regolamento del forum dei giovani nel testo allegato alla presente deliberazione, di pubblicizzare l'iniziativa mediante avviso pubblico con cui si invita ad aderire al forum del giovanile comunale, di eleggere gli organi del forum nella prima seduta di insediamento in presenza del sindaco e del consigliere proponente. Prima di aprire
la discussione invito il proponente, il dottore Conno Condipodoro, a illustrare ulteriormente la proposta. Prego, consigliere. Buonasera a tutti. Innanzitutto una breve introduzione su cos'è un forum online. Il forum online è uno spazio virtuale dove persone unite da interessi particolari comuni condividono passioni, esperienze, propongono le proprie idee, propongono altri nuovi progetti. È come una piazza, si potrebbe dire, dove la sera si riuniscono tutti i giovani, scambiano le proprie idee, le proprie opinioni e, perché no, anche condividere esperienze con altri gruppi di amici. La differenza tra un forum web come il nostro e una chat è proprio questa sua natura di servizio informativo oltre che aggregativo. È da più che da qui che nasce l'idea di costituire questo forum giovanile a Brolo, perché il Consiglio Comunale riconosce l'importanza di coinvolgere i giovani e le aggregazioni giovanili quale presenza attiva e propositiva nell'ambito sociale e culturale. L'amministrazione comunale mette a disposizione locali e mezzi idonei per lo svolgimento delle sue attività. Ma quali sono le finalità del forum? Promuovere le generazioni tra comuni, la collaborazione con enti pubblici, associazioni ed altri forum, promuovere iniziative pubbliche, dibattiti, convegni. Chi può fare parte di questi gruppi? Allora, fanno parte di diritto tutte le associazioni presenti nel territorio. Ne cito qualcuna che abbiamo qui a Berbrolo, abbiamo per esempio la di Prima Stato, abbiamo l'ASAC, abbiamo la banda musicale e anche ci vuole un rappresentante da parte dell'istituto superiore. Sarà acquistato queste associazioni direttamente a decidere che deve essere il membro che li va a rappresentare in assemblea, ma non tutti i giovani fanno parte di queste associazioni, quindi cosa possono fare per partecipare e iscriversi a questo forum? Innanzitutto devono essere residenti nel comune di Brolo, in questo caso, avere un'età compresa tra i 16 e i 28 anni e fare le compagnie amicali, ossia tutti i giovani di Brolo si riuniscono gli amici e conoscenti, devono fare un gruppo di minimo 4 persone, 4 componenti, e al loro interno vanno ad eleggere anche un capogruppo, e sarà il capogruppo che li andrà a rappresentare nell'assemblea e ha diritto di voto. Sono componenti del forum l'assemblea, il presidente, il segretario, il vicepresidente e il comitato dei portavoce, che poi dirò più avanti cos'è la figura del comitato dei portavoce. L'assemblea finisce almeno 4 volte all'anno in seduta pubblica. Il presidente dispone gli ordini del giorno e deve inserire all'ordine del giorno eventuale richiesta formulata almeno da un quarto dei componenti dell'assemblea. Andiamo a vedere subito ora le figure del presidente, vicepresidente e segretario. Il presidente è eletto dall'assemblea a scrutinio segreto tra i candidati alla carica di presidente. Non può candidarsi che abbia compiuto il 27° anno di età. Si possono candidare alla carica di presidente e di vicepresidente solo ed esclusivamente, e votano solo sempre per queste cariche i capi gruppo, gli altri componenti non lo possono fare. Il presidente nominerà a sua volta il segretario deve redigere i verbali, coordinare le attività di voto scegliendo due scrutatori tra i membri dell'assemblea. Sono pure molto importanti i rapporti con l'amministrazione comunale. In effetti il Consiglio Comunale deve invitare i rappresentanti del forum ogni qualvolta saranno oggetto di discussione delle politiche giovanili. Una volta viene costituita l'assemblea, che si riunisce, viene eletto il presidente, il vicepresidente e il segretario, nascono le commissioni. Ogni componente iscritto al forum può fare parte solo di una commissione. Una commissione deve essere composta da almeno 3 membri e le commissioni possono essere, sono politiche sociali e giovanili, arte e cultura, musica, sport, ambiente e territorio, lavoro e formazione. Fanno parte di diritto di tutte le commissioni il presidente, il vicepresidente e il segretario. Perché? Può dire qualcuno, devono fare parte obbligatoriamente, perché questo, che magari nella commissione dello sport, nella commissione dell'arte e cultura ci sono 20 ragazzi dello sport e 20 della cultura, e musica ce n'è soltanto uno. Così facendo, visto che fanno parte del diritto al presidente, vicepresidente e segretario del diritto, tutte le commissioni prendono parte attiva del forum.
Ogni commissione legge al proprio interno un portavoce. I portavoce delle singole commissioni costituiscono il comitato dei portavoce, che hanno il ruolo di coordinare al meglio i lavori delle commissioni, per esempio per i piccoli progetti. Se viene proposto un convegno, tra virgolette, quando c'è una cifra irrisoria, al posto di unirsi tutta l'assemblea si unisce soltanto il presidente, il vicepresidente, il segretario e il comitato dei portavoce. Nel regolamento questo è modificato la maggioranza delle terze dei componenti dell'assemblea. L'assemblea può approvare regolamenti per disciplinare specifici settori di funzionamento del forum, e il presente regolamento entrerà in vigore dalla esecutività della relativa delibera di adozione. Naturalmente, una volta fatto tutto questo, all'interno sempre del forum si verranno scelti due componenti che andranno a gestire il sito web o un gruppo chiuso, meglio ancora segreto, dove dovranno essere pubblicati tutti i verbali dell'assemblea, le idee e le proposte di Giorgio Provezzi. Grazie. Grazie consigliere Montipondolo. Sono aperta la discussione, prego con l'intervento. Ha chiesto di intervenire il capogruppo Molini, prego consigliere. Oltre che un'occasione di socializzazione, uno strumento fondamentale per dialogare con l'amministrazione, allo scopo di attuare una programmazione partecipata e condivisa, che tenga conto delle esigenze dei giovani in un periodo particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo. Quindi un impegno concreto, un confronto continuo e voglia di fare dovranno essere la leva delle iniziative e proposte, fiduciosi dell'approvazione che gli amministratori concederanno a questi giovani per l'ottimizzazione del sistema politico e l'avvicinamento dei giovani al sistema decisionale in merito alle politiche giovanili. Inoltre, i consiglieri di maggioranza propongono due emendamenti. Proponiamo di emendare l'articolo 15, il quale dispone che lo statuto può essere modificato a maggioranza da 2/3 dei componenti dell'assemblea nel seguente modo: lo statuto può essere modificato dal consiglio comunale su proposta dei 2/3 dei componenti dell'assemblea. E ancora di emendare l'articolo 18, che espone il forum e i suoi componenti restano in carica quanto il consiglio comunale, nel seguente modo: il forum, i suoi componenti restano in carica un anno e 6 mesi. Invito il funzionario Magnaci ad avvicinarsi per esprimere parere su questi due emendamenti. Grazie. Due gli emendamenti, però c'è stato anche magari un errore materiale,
confuso probabilmente all'articolo 15, non è lo statuto ma è il regolamento. Tutto il regolamento, non si tratta di statuto. Presto. Ci sono interventi? Prego, consigliere Nenna. Ho veramente un'idea del collega. Il microfono perché così viene. Quello dell'ambiente. Ovviamente l'idea del collega Rolo mi trova pienamente d'accordo. Credo infatti che il forum rappresenti un modo sicuramente fresco, originale per permettere ai giovani di esprimere le proprie idee. Attraverso il forum possono provare espressione di creatività, capacità di innovazione, decisione di adattamento e soprattutto quella straordinaria forza di volontà che credo per antonomasia caratterizzi in generale i ragazzi. Il forum è lo spazio per l'idea singola, ma quando parlo di idea singola appunto non intendo l'idea del singolo individuo, ma da quell'idea unitaria che nasce dal confronto, dallo scambio di più idee, quell'idea appunto che è mediazione tra più idee e che non è mai statica, ma che appunto è sempre in movimento, che si arricchisce giorno dopo giorno, d'altronde come sono sempre in movimento appunto i giovani. E quell'idea che si nutre anche e soprattutto dei sogni, dei progetti, delle aspirazioni e delle ambizioni dei ragazzi. Insomma, io credo che il forum è e dovrà rappresentare lo strumento con cui i giovani sono più vicini all'attività amministrativa, più partecipi della vita politica, riuscendo così a dare un contributo importante per migliorare e accrescere la qualità della vita del nostro paese. Credo che il forum possa far sentire i giovani più protagonisti, quei giovani che appunto non vogliono demandare, ma vogliono avere la possibilità di fare, che sicuramente appunto riusciranno a fare anche attraverso un forum. Grazie consigliere Merenda per il suo contributo. Ci sono ulteriori interventi, prego consigliere Di Cervello. Allora, il gruppo di minoranza chiaramente... Il microfono, grazie. Il gruppo di minoranza chiaramente laddove ci sono giovani è sempre favorevole a coinvolgerli. Nostra è circa 10 giorni fa una richiesta al sindaco proprio per attivare tutto quello che è necessario per rimettere in moto la consulta giovanile e tutto quello che è necessario per essere pronti a settembre per rieleggere il nuovo del Consiglio Comunale dei Giovani. Quindi dico, il gruppo di minoranza quando si tratta di tirare in ballo in maniera attiva i giovani chiaramente c'è sempre. Anche noi abbiamo preparato degli emendamenti a questo regolamento, adesso ve ne daremo lettura, però prima abbiamo qualche piccolo chiarimento da chiedere al proponente, forse quello che magari più ci può dare le indicazioni. Io non so se è il caso che leggiamo adesso gli emendamenti o dopo vuoi chiedere gli chiarimenti, non so come dicevo. Allora, intanto leggiamo gli emendamenti e poi gli chiarimenti li chiederà il collega Biraglia, che dico non perché noi non siamo giovani, ma quello che il più giovane del gruppo, è il più giovane degli emendamenti. Ecco, non perché. Allora, intanto noi il primo emendamento che vogliamo portare è quello di alzare l'età da 28 ai 30 anni, e quindi dai 16 ai 30 anni. Noi la cosa principale che ci ha dato un attimino, ci ha colto un attimino, è quella di, come dire, tra virgolette, chiusura in gruppi, ecco, no? Come detto, bisogna formare necessariamente questi quattro gruppi, questi gruppi di almeno quattro persone, e poi ognuno e poi sarà il capogruppo che si relazionerà con l'assemblea. Noi invece abbiamo pensato, ecco, di, senza dubbio, dico, va benissimo dico, queste nostre le compagnie vitali, ma se c'è qualche ragazzo che si vuole iscrivere a questo forum in maniera singola, perché non dare l'opportunità anche di renderlo partecipe all'assemblea? Dico, questo è il nostro. Vabbè, dico, intanto dico, questo è il nostro. Io vi leggo gli emendamenti, poi dico, magari sarà il consigliere Biraglia che li spiegherà meglio. E quindi noi abbiamo modificato l'articolo 6, scrivendo: fanno parte dell'assemblea tutti i giovani compresi tra i 16 e i 30 anni, interessati a titolo personale a dare il proprio contributo all'attività, siano essi residenti nel comune di Brolo oppure iscritti agli istituti scolastici di Brolo, che ne facciano richiesta scritta. Ma abbiamo lasciato il resto invariato, sono componenti dell'assemblea anche rappresentanti delle associazioni giovanili brolesi e tutto il resto. Chiaramente l'articolo 11, il presidente, chiedendo di elevare l'età,
non può candidarsi che abbia compiuto il 29esimo anno, quindi chiaramente è una conseguenza. L'articolo 12 per quanto riguarda i rapporti con l'amministrazione comunale. 11, quello è il presidente. No, articolo 10 il presidente, vicepresidente e segretario, articolo 11 il rapporto con l'amministrazione comunale. No, articolo 12 il rapporto con l'amministrazione comunale. Articolo 12 il rapporto con l'amministrazione comunale. Noi chiediamo di aggiungere un capoverso dove cioè il presidente o un suo delegato relaziona al consiglio comunale almeno due volte l'anno sull'attività svolta. Giusto, insomma, ecco, per rendere partecipe il Consiglio Comunale su quello che questo forum fa, ecco, semplicemente, ecco. E le modificazioni dello statuto, negli stessi termini le avevamo fatto anche noi, articolo 15, l'assemblea del forum delibera le proposte di modifica al presente regolamento con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, le proposte di modifica così deliberate devono essere trasmesse tramite l'assessore alle politiche giovanili al Consiglio Comunale per l'esame e l'approvazione del libro. Quindi questo è un emendamento che va. E anche per la durata noi avevamo scritto i forum e i suoi componenti restano in carica per 3 anni a decorrere dalla prima seduta valida, aggiungendo anche entro i 2 mesi dalla scadenza del mandato il presidente uscente congiuntamente all'assessore alle politiche giovanili indice il nuovo patto per il rinnovo dell'assemblea. Noi abbiamo messo 3 anni, però voglio dire questo è un termine che magari non possiamo. Abbiamo, anche noi abbiamo preferito sganciarlo da quella che è il consiglio comunale, perché non deve essere una cosa strettamente politica. Quindi avevamo pensato anche noi di sganciarlo. Per altri chiarimenti, io credo che lei presenta gli emendamenti, non chiedevo il parere, perché poi sì, chiaro, certo, questo è stato da chiedere il parere, però successivamente ci sono magari sì successivamente gli elementi che chiede il consigliere di Milano un attimo. Allora, prima la tua spiegazione non mi è sembrata tanto chiara, anche perché io sono riuscito a entrare in possesso di questi documenti solamente da un paio di giorni. Ho cercato di parlare un po' con i giovani di Bro, non li conoscevo, nessuno sapeva di questa iniziativa e ne è riuscito a capire bene. Consigliere Montipolo, non interrompa, non è un contraddittorio. Nessuno è riuscito a capire bene questo regolamento, non è riuscito a capire come è definito questo foro. Ad esempio, all'articolo 2, l'amministrazione comunale mette a disposizione il forum locale e i mezzi idonei per lo svolgimento delle sue attività, si dovrebbe definire meglio quali locali e soprattutto quali mezzi devono essere a disposizione dei giovani, telefonia, internet, cancelleria, queste cose devono essere definite nel regolamento. Inoltre volevo capire questa cosa che non c'era assolutamente né nella proposta né nel regolamento, che cosa si intende per forum online? Cioè, questo non c'era per niente, quindi non mi sono potuto fare. Sì, ma non mi sono potuto fare neanche un'idea, quindi sarà un'assemblea fatta virtualmente su una piattaforma oppure adesso si incontreranno. Cioè, questo punto dovrebbe essere spiegato meglio, perché non ho capito il passaggio del forum online. Cosa c'entra con l'assemblea con il forum giovanile? Inoltre. Martino, vorrei sapere che cosa sono le compagnie amicali, cosa c'entrano le compagnie amicali e perché è riservato, è importante, perché è riservato solamente a un gruppo. Quindi se un ragazzo, se più ragazzi non vogliono inserirsi in un'associazione, non vogliono essere schedati in un gruppo, non possono partecipare alla vita. Non possono avere però nessuno, non possono votare. Sì. Cosa c'è scritto nel regolamento? Ho capito, ma se uno non ha una compagnia amicale è uno solo, non può votare, che fa? Non vota, non partecipa, forse non è io sono un ragazzo di Bro, non può essere. Un attimino, io sono un ragazzo di Bro. Ho delle idee, no, io voglio partecipare alla vita, mi sta di questo forum giovanile. Sono da solo e non voglio essere schedato, non voglio essere inserito in nessuna associazione. Non voglio schierare la mia compagnia amicale, perché che cosa importa al forum giovanile o all'amministrazione qual è la mia compagnia amicale? Non è un forum, è un'associazione. E quindi qual è la differenza? Perché si deve fare il forum giovanile? Per aggregare la possibilità in un periodo storico in cui
si cerca di esaltare il singolo in cui nessuno vuole essere più aggregato, in cui nessuno vuole stare più nella partita, nessuno vuole non c'è essere un'associazione, noi dico che li obblighiamo per partecipare, per votare, li obblighiamo a aggregarsi, a schedarsi, a fare la propria campagna. E se uno vuole votare, se uno vuole partecipare, se uno ha un candidato diverso, può partecipare lo stesso consigliere Miranda, uno si può iscrivere. Il fatto che il singolo si possa iscrivere al forum giovanile non è definito in nessun suo punto, in nessun punto, in nessun punto, in nessun punto, si può iscrivere solo se si aggrega, ma se un singolo da solo vuole partecipare, vuole votare, vuole scrivere il suo parere, non può farlo. Perché? Anche due, anche tre persone, adesso abbiamo quattro, se altre persone vogliono votare, vogliono candidarsi, non possono farlo. Perché? Comunque andiamo avanti, adesso lo spiegherai. Secondo me è importante che l'età dei membri si alzi fino a 30 anni, anche perché io sto superando i 28 anni, ma mi sento molto giovane, mi sento molto vicino ai problemi giovanili, non vedo perché. Il problema dell'età è questo. Io non voglio partire. Non parlo di me, ma ci sono anche ragazzi come me, 28, 29 anni, che vorrebbero partecipare a questo lavoro giovanile, non vedo perché non posso partecipare. Perché non posso partecipare a 29 anni? Perché alziamo questa. Ma perché non ha 31? Punto di risposta. Andiamo avanti. Perché non ha 31 o ha 33? Cioè, perché c'è tra i mondi, ha fatto la finanziaria, nella finanziaria ancora a 35 anni ci definisce giovane. Per costituire l'SRL. Fino a 35 anni si parla di giovane. E malità! Malità è così, purtroppo. Guardate questa. Andiamo avanti. Scusate. Ah, ecco. Quali sono le modalità di iscrizione all'anagrafe dei componenti? Da chi è curata questa anagrafe? È importante definirlo. Poi all'articolo 8, svolgimento delle sedute, i rappresentanti dei gruppi presenti appongono la propria firma nel registro delle presenze. Questo registro deve essere curato e controfirmato da chi? Ci sarà qualcuno che terrà questo registro? Non so, assessore, qualcuno l'ha aggiunto? Definiamo anche meno. No. E poi non capisco perché c'è un tetto più basso di quello del fondo di 28 anni al presidente, perché il presidente deve avere 26 anni. Questo lo spiegherò anche dopo. Io anche questo lo alzerei per mettere la stessa età dei presenti nel fondo, anche questo. E poi vorrei che fosse istituito nel bilancio, un capitolo del bilancio, di destinare una somma a questo forum giovanile, non che la possa utilizzare, su cui però i partecipanti a questo forum giovanile possano fare delle proposte su come usare questa piccola somma. Secondo me sarebbe anche una medaglia di merito. Vogliamo renderlo più importante, vogliamo darlo più pesce, secondo me istituire un capitolo di bilancio con una somma da destinare alle idee di questi ragazzi del forum giovanile, secondo me è anche importante. Ho finito. Grazie consigliere Miraglia. Adesso acquisiamo ascolti prima a lei, acquisiamo i pareri, chiamando il funzionario Maniaci per esprimere il parere. Nel frattempo interviene il consigliere Scapire, prego. Ho fatto due semplici domande, consigliere relatore. I componenti del forum sono, cioè, l'assemblea, il presidente, vicepresidente, il segretario, il comitato dei portavoce, cioè questo forum alla fine si può capire da quanto, c'è un numero ben preciso di quante persone saranno composte, o potrebbe variare anche a 50, permesso, anche 100. Sì. E poi un'altra domanda che ho avuto, non sono un giovane, mi sono visto questo regolamento, ho voluto dare un'occhiata a cos'era questo forum, questo online, ce n'è in parecchi comuni d'Italia, in quasi tutte Italie, però non ne ho trovato uno solo che limitasse l'accesso, nemmeno uno che limitasse l'accesso ai singoli cittadini, la dicitura diceva l'assemblea possono votare, possono far parte tutti i giovani
residenti italiani e non dai 16 alla che possono lasciare nessuno vincolava nessuno pure la iscrizione. Ecco, ecco, anche questa è un'altra domanda. Questo forum è supportato, la consulta è vincolata a questo forum oppure è un'altra cosa a farlo? Perché si può istituire. La consulta è un'altra cosa. Benissimo, si può costituire, perciò comunque la consulta non c'è niente. Si può costituire. Tutte le formule democratiche di questa risposta, però ripeto, io, cosa ho visto, però ripeto, anche in quel forum, ne ho visti tantissimi, così spulciando dal volo, basta mettere un po' di tutti quelli che ho visto io, tutti quelli che ho visto io, però non invece regalano nell'articolo inerente all'istruzione, regalano tutti quanti la possibilità di fare iscrivere anche il singolo giovane che comunque vuole dare il proprio contributo senza vincolarlo ad compagnia amicale, compagnia amicale o associazione o altri enti. E lì io sono rimanente, no, non mi voglio iscrivere a nessun gruppo, voglio partecipare alla vita sociale del mio paese, non vedo perché mi debba comunque vincolare a questo. L'unico potrei votare anche singolarmente. Sì, ma no, il singolo giovane votava il consiglio di amministrazione del consiglio della consulta. Sì. Poi come fai, dico, dato che l'organo è l'assemblea, un'assemblea costituita. No, no, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Però ripeto, anche nella spiegazione che si tratta di una cosa un po' diversa, la consulta, quello che mi è sembrato un po' anomalo era questa cosa di non permettere anche al singolo giovane del paese di Prolo di poter partecipare a questo forum, come dico. Secondo me questa cosa si potrebbe anche modificare. No, secondo me è proprio comune. Dico, a meno che non sia stato fatto un vestito su misura su qualcuno. Mi sono ancora la solo da qualche giorno ha preso visione. Mi meraviglia perché lui stamattina in commissione mi ha detto che non aveva ancora visto né il regolamento né la proposta, quindi che poteva dire era da un paio di giorni che l'avevo visto. Sono tutto qua, era giusto un appunto. Ha detto che l'articolo 2, l'amministrazione mette a disposizione del forum locali e mezzi idonei per lo svolgimento delle sue attività. Dico, tra virgolette, una cosa logica che per locali e mezzi si intende, il locale può essere la sala consigliana, può essere per esempio la sala multimediale, può essere la sala consigliana. E mezzi idonei, per esempio, giustamente per stampare l'ordine del giorno, qualche proposta, un computer, una stanza dove andare. E poi mi ha chiesto se non ero cosa intende per forum online, giusto? Allora, il forum online si chiama online perché chi si iscrive al forum online può fare le proposte su questo forum, è una specie di bacheca del forum dove chi si iscrive fa le sue proposte e poi queste proposte vengono portate in assemblea. Tutto qua, questo è il forum online. Chiunque quindi si iscriva. Chi è iscritto al forum, consigliere di Lagna, può intervenire in questo forum, può parlare, sì, se scambio la rete. Nell'assemblea, certo. Tutti, certo, tutte le proposte, magari cercano di scrivere. Anche il forum la puoi, la tua idea la puoi proporre singolarmente. Singolarmente, certo, sì, queste le proposte singolarmente. Certo, perché un componente di un gruppo può fare le proposte, però c'è il capogruppo che lo rappresenta in assemblea. Poi ho chiesto cosa intende per compagnie amicali, giusto? Benissimo. Allora, come ho detto poco fa, fanno parte di diritto le associazioni, come per esempio non c'è da qualcuna che abbiamo a Brolo e fanno parte di diritto, devono esprimere un membro. Come per esempio molti giovani non fanno parte di queste associazioni, dicono perché non ce lo posso partecipare, si fanno un gruppo, una compagnia di amici, compagnia amicale, la parola stessa. Perché dobbiamo definire? Perché si devono iscrivere? Perché è un forum, ti iscrivi al forum, ho capito, di cui scrivi anche la sopra, perché
scritto, ma è bello fare un'aggregazione per aggregare più persone possibili, sì, sì, ma è bello fare un gruppo, ma perché questo è non si deve creare, non si deve creare. Singolo, per quanto riguarda il limite di età, sono di ho già terminato, vabbè, faccio concludere le parole sulle domande, così andiamo avanti in consiglio. Per quanto riguarda l'età, 30 anni non reputo necessario per nessun motivo alzare l'età, perché da 30 anni voi siete arrivati a 32 anni e mezzo, quindi lasciare come dice il regolamento massimo 26 anni. Perciò, anzi, voglio dire al consigliere Scarfini, se ha letto tanti forum, la maggior parte sono tutti sino a 26 anni, massimo. Un appunto. Anzi, noi abbiamo stati ancora, abbiamo bondato, fino a 28 anni. Quindi, secondo me, va bene così. Per la clausola che ho detto io, non c'è quasi da nessuna parte quella di limitarla soltanto ai forum. Succede 95 no, guardi, mi devo vedere io, concluda, consigliere Montigoda. No, concludo. Rispondo alla domanda del consigliere. Scusate, consigliere Montigoda, voglio rispondere alla domanda del consigliere Sassetti, sì. Giustamente che ha scritto quante persone limitate, si può scrivere chiunque. Ha chiesto di intervenire il sindaco? Ma c'è un altro intervento? Marca. No, non ci può più intervenire sullo stesso punto, consigliere. No, non ci può più intervenire. Secondo me, abbiamo intanto, oggi stiamo trattando, se ritengo, un'innovazione, per non più un'innovazione, perché il 90% dei comuni sopra Roma, che sono in uso delle paragone di forum, esiste, il forum è qualcosa di diverso. Noi abbiamo in atto, c'è la consulta comunale, okay? La consulta comunale dei giovani. Io credo assolutamente, sono due strutture completamente diverse. Poi noi ritengo che il forum sia assolutamente più moderno, per comprenderci, ma è una scelta di questo consiglio comunale, dell'amministrazione, creare a fianco al forum giovanile che racchiude l'associazionismo, tutti quelli che si vogliono mettere assieme, perché non possiamo, il forum ha una struttura che è fatta dall'assemblea, non possiamo pensare che iscrivendosi singolarmente 100 persone più l'associazione si riuniscono 100 persone, è assolutamente assurdo. Questa è l'idea del forum, cercare di avere all'interno dell'assemblea. Poi se il singolo nel forum dice che il singolo può partecipare, poi non può votare, perché sennò sarebbe praticamente assurdo creare il singolo. Tranne che tu poi crei una struttura come la consulta, dove tu fai un consiglio della consulta del 30-10. Altra cosa, questo è il forum, non lo potresti fare in questo senso. Questa è una struttura diversa che, ripeto, intanto non è preconfezionata con nessuno. Più proviamo giorno dopo giorno a volare alto, più c'è qualcuno che deve dire qualcosa, non è per nessuno. Poi, se questo consiglio comunale, se questo ritiene di dover mettere in piedi anche la consulta, ben venga, le forme di democrazia giovanile, e quando parlo di giovanile sono assolutamente d'accordo con il consigliere donde vuole un punto di maggioranza, giovanile è 28 anni, finiamole che la nostra industria ha 39 anni, perché io non sono giovane, perché non ho... Ma io sì, quanti anni hai? 28. Puoi partecipare? No. Non puoi partecipare perché sei consigliere comunale e non è giusto, ok? Se no potresti partecipare. Ma non è giusto, perché non è giusto. Ma ragazzi, l'anno prossimo, dobbiamo, fra virgolette, succhiare tutte le belle idee dei ragazzi da 16 anni in poi, ok? Poi ci saranno, se lei ritiene, si possono dare altre formule di democrazia partecipata per i quarantenni, cinquantenni, sessantenni, settantenni. No, quarantenni no. Assolutamente. Dico, questo era perché ne abbiamo copiati, erano molto a 26, la maggior parte sono a 26 anni e ritengo giusto, partono da 16. A 23 anni abbiamo ritenuto giusto portarlo a aumentarlo a 28 anni e credo che sia un'età giusta per accogliere veramente la freschezza di quei 10 anni d'età, i locali.
Io credo che non sia opportuno in questa fase scriverlo nel regolamento, perché il regolamento è assolutamente rimane per sempre, non lo puoi variare. Sicuramente una struttura che si presta diciamo, alle esigenze della nostra stazione, che è già completata e finita come centro stazione ferroviaria in piano superiore, adibito a centro di organizzazione giovanile, sicuramente uno spazio importante, è molto grande, molto attrezzata, con gli arredi, con i computer, con tutte le strumentazioni, può essere adibita alla consulta, una consulta che lavora. Le compagnie, amica, lei mi dice il singolo, ma non è che stiamo dicendo che necessariamente tu ti devi racchiudere in associazioni, in consorzio, in partito. Quattro amici che si mettono assieme proprio per evitare che 100 persone, in quella maniera perlomeno ne avremo 25 che rappresentano l'assemblea, solo per questo, per un motivo di rappresentanza. Non sono assolutamente d'accordo con lei con la posta di bilancio. Assolutamente no, io sono convinto che poi se gli strumenti si fanno per farli, e non è mia abitudine fare gli strumenti tanto per farlo, per fare fumo negli occhi, se la consulta, in qualche comune ha fatto la consulta, ha messo un budget, e il budget poi è finito in frivolezze, la consulta deve avere idee e portare progettazione. Io ritengo che non ci può essere oggi, come è stato in questi anni anche dai singoli, non ci può essere un'amministrazione ottusa. Quando il forum propone un progetto serio, ma non investire su quel progetto. E poi il punto, perché ci può essere pure un progetto di 50.000 euro che vale, prendiamo un consiglio, nel bilancio è il momento per parlare. Io non credo che l'esistente che non è gestione di potere, lo dico con franchezza, o come dice qualcuno, il posto di sottogoverno, il posto di sottogoverno non ne abbiamo, dico con vestiti cuciti per alcuni, deve essere un grande momento di, può diventare un grande momento di democrazia e di partecipazione, perché lo abbiamo fatto, l'ho fatto avendo oggi un consiglio comunale straordinariamente fatto di giovani e di donne, l'interesse è quello di far partecipare tutti alla vita democratica di questo paese. E non c'è nessuna esigenza di coprire o di mettere il papaglio al dialogo. Noi siamo assolutamente, per la, glielo garantisco senza infeggimento, siamo assolutamente per il dialogo e per cercare di far partecipare tutti. Questo è il forum, l'idea del forum che vogliamo fare. Se domani mattina decide questo consiglio comunale o l'amministrazione, diciamo, perché è già costituito, di fare partire anche la consulta, con formule diverse, la consulta la vuoi fino a 45 anni, poco cambia, se poi vogliamo fare la consulta dei quarantenni. Ad esempio io personalmente dico, lo dico, lo anticipo, creerò un forum diverso, che sarà sotto forma di consulente, tra virgolette, del sindaco. Voglio racchiudere da 5 a 10 persone che ritengo, giovani e meno giovani, intelligenze di questo paese o anche chi è secondo me particolarmente diciamo avanti per il settore, una volta di consulenza, forum delle idee per il sito. Tutti gli input credo che possono venire all'amministrazione. Certo, noi scriviamo libri dei sogni, input che poi si possono tradurre in fatti concreti saranno sempre ben accetti, non ci saranno posizioni. Quindi oggi parliamo del forum giovanile, domani vogliamo parlare della consulta, dopodomani possiamo parlare di problematica centro storico e designazione componente tavolo tecnico permanente d'approvazione relativo regolamento di funzionamento. Sì, invece di leggere la proposta, il regolamento la introduce direttamente il proponente, che è il nostro sindaco, così la illustra, la legge, insomma, signor sindaco, prego. Potrei magari, siccome sono quasi, anche tutti li descrivo all'inizio. Praticamente il primo, questo osservatorio, questo tavolo tecnico che si vuole creare sul centro storico, sempre alla luce di quello che abbiamo detto prima, perché ritengo che il massimo che sia opportuno, diciamo, nell'azione amministrativa, il massimo coinvolgimento del Consiglio Comunale, diciamo un po'. Mi permetto di dire un po' in controtendenza rispetto al passato, perché è vero che
magistrale. È vero che il Consiglio Comunale oggi è in qualche maniera spogliato da quelli che sono i compiti, diciamo i compiti, perché la legge alla fine ti consente solamente poche vocazioni, ma io come ho detto in campagna elettorale, ma come effettivamente quello di fare tutti i giorni, voglio un coinvolgimento vero e completo del Consiglio Comunale. Intanto perché credo nelle sue componenti di maggioranza e opposizione ci siano delle qualità in questo Consiglio Comunale straordinarie, e giovani, donne e professionisti che vanno assolutamente valorizzati, e quindi dobbiamo fare di tutto, mi impegnerò a fare tutto per coinvolgere il più possibile il Consiglio Comunale, non solo nel suo compito di controllo legittimo, ma anche nella parte attiva, diciamo, dell'amministrazione. E da questi nascono due tavoli, questi due tavoli tecnici, uno quello del centro storico, un tavolo tecnico dove si parte dalla base dei consiglieri comunali. Noi abbiamo pensato, diciamo, di individuare tre componenti della maggioranza e due dell'opposizione come tavolo base, un tavolo che possa, per non essere fine a se stesse, soprattutto parlare del nulla, che possa aprirsi a professionalità esterne, a tutte quelle persone che vogliono partecipare o che possiamo sfruttare, perché l'obiettivo, che è quello della rivitalizzazione e riqualificazione del centro storico, possa veramente avere atti. Quindi si parte dalla base del Consiglio Comunale, ma dopo questo, diciamo, questo Consiglio Comunale, questo gruppo, questo tavolo, che avrà un suo coordinatore, un suo presidente, chiamiamo, può avvalersi di tutte, oltre logicamente degli uffici comunali, di tutte quelle professionalità, logicamente a titolo gratuito, che vogliono dare una mano concretamente per quello che è l'obiettivo del tavolo tecnico. E lo stesso del centro storico ne parliamo, alcune cose sono state fatte, tante vanno fatte. Secondo me, io credo che sia un argomento di prioritaria importanza per questo paese, credo proprio per le professioni che ci sono all'interno del Consiglio, che vada creare questa struttura che possa supportare l'amministrazione attiva, quindi il sindaco, l'assessore, per quello che possono essere i lavori che vogliamo fare da qua in avanti in quel centro storico. E lo stesso su un argomento che l'altro punto, diciamo, lo descrivo pure prima, perché diciamo, la struttura è assolutamente tecnica, quella della creazione di un'isola pedonale al centro del paese permanente. È un argomento sicuramente di meno sicuramente importanza rispetto a quello del centro storico, che può rappresentare veramente l'unico e ultimo sviluppo, diciamo, di questo turistico, diciamo, di questo paese. Ma siccome è un argomento che tocca diciamo, il sentimento, diciamo, dei nostri cittadini, in negativo e in positivo, però ritengo che uno studio va fatto e probabilmente è il momento di approdare a qualcosa di concreto, perché questo paese purtroppo per varie vicissitudini questo paese manca un centro, questo paese non ce l'ha, tutti i paesi hanno un centro dove le persone alla fine si ritrovano, ma questo paese non ha una grande piazza, questo paese non ha un'isola pedonale, quindi l'unico centro in questo momento è la villa comunale, che è stato il comune. Io credo che delle alternative si possono e si debbono assolutamente trovare, perché uno dei punti fondamentali, diciamo, del nostro programma elettorale è quello della vivibilità, di innalzare il livello di vivibilità del nostro paese. Bisogna lavorarci, e per questo io credo che sono assolutamente disponibili tecnici che si vogliono interessare, informando sicuramente dei nostri vigili urbani che sarà a disposizione, ma anche l'associazione dei commercianti, che dovrà dare un impulso importante a questa vicenda. Partiamo da questo tavolo fatto da maggioranza e opposizione, quindi rappresentanza veramente di tutto il paese. Spero che anche su questo non si possa pensare a pacchetti e pacchettini, ma qualcosa veramente di concreto che si possa lavorare. Certo, c'è il rischio, come tutti, io lo dicevo prima, perché poi nelle comunicazioni finali andrò a dire qualcosa di ritengo di veramente innovativo, diciamo, per questo paese e per questo Consiglio Comunale. C'è un cambio di tendenza, il Consiglio Comunale, malgrado tutti mi riconoscono di essere accentratore, e prova a dimostrare il contrario. Rimettiamo al centro della discussione in questo paese il Consiglio Comunale, perché i consiglieri comunali, maggioranza e opposizione, sono realmente, diciamo, rappresentanti della collettività in tutte le loro sfaccettature. Rimettiamo al centro, su questo ci sono le responsabilità, perché logicamente chi fa parte di questi tavoli dovrà lavorare. Non so. Il microfono, perché purtroppo per questa volta siamo
l'audio non sarà, credo, che nella video dovrà collegare direttamente, però dalle prossime volte sarà. Grazie, tutta la mano. Soprattutto in diretta, domani. E anch'io, se il vicepresidente mi consente, dovrei fare un intervento unico, diciamo, a parte la presentazione, però per quanto riguarda, diciamo, il concetto, la concettualità dei punti. Secondo me chiaramente ritroviamo tante queste iniziative, sia quella che riguarda il centro storico che quella del risorso regionale. Quindi anche noi chiaramente oltre a disegnare i nostri componenti a questo tavolo tecnico, lo facciamo con piacere perché li riteniamo, che possano essere degli strumenti validi effettivamente per. Per quanto riguarda il centro storico, intanto noi designiamo il consigliere di Raga e il consigliere di Ricciotta. Io volevo intanto dire che sindaco, impegnarsi senza gettoni, ma per me non è un problema quando dobbiamo impegnarci e lavorare per il bene della collettività del paese. Voglio dire, ci mancherebbe altro, ben venga, noi lo facciamo con enorme piacere. Per quanto riguarda il centro storico, come dice lei, ci sarà molto da lavorare. Per quanto riguarda il suo ordinamento, forse un po' meno. Lei ha detto però la piazza, forse la piazza, anche se piccola, ce l'aveva, mi permette di fare una piccola critica, è stata trasformata in parcheggio, pazienza, e quindi ci dobbiamo arrangiare. Quindi intanto per questo punto, per quanto riguarda il centro storico, il nostro gruppo designa il consigliere Mirante e il consigliere Pinciotta a far parte di questo tavolo tecnico. Grazie consigliere. Prego, il nostro nuovo gruppo e il consigliere di Mirante. Quanto riguarda il gruppo di maggioranza, diciamo che noi designiamo i consiglieri Pino, Travica e Prigiotta. Ovviamente il nostro gruppo concorda appieno con quanto detto dal sindaco, perché chiaramente il centro storico deve essere valorizzato e rivalutato. Ci auguriamo, siamo certi, che questo osservatorio, questo tavolo si impegni e faccia il massimo possibile per rivalutare questa zona di Clodo, che è sicuramente una zona che negli ultimi anni, anzi forse mai, è stata curata, ma ha bisogno di essere rivalutata perché ha potenzialità enorme. Potenzialità enormi dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale e dal punto di vista della rivalutazione dell'architettura che senz'altro è vita. Grazie consigliere Morini, faccio un ulteriore intervento dentro ai voti. La proposta, che è favorevole, alzi la mano. La proposta viene approvata all'unanimità. Passiamo adesso. Adesso passiamo all'altro punto che è stato già illustrato, è il punto numero 4, istituzione osservatorio tematico su problematiche inerenti all'isola padronale nel centro, designazione componenti del tavolo tecnico permanente ed approvazione relativo al regolamento di funzionamento. Il punto è stato già illustrato dal sindaco, quindi abbiamo subito la discussione. Prego consigliere Vicente. Scusi, mi ero dimenticata di chiederle poco fa, sindaco, ha detto che ci sarà il presidente e ci sarà anche il vicepresidente Consigliere Monini, prego. Riguarda il gruppo di maggioranza, i consiglieri designati per l'isola pedonale sono il consigliere Di Luca, il consigliere Scarpini e il consigliere.
Allora, mi rendano lei, poi ci siamo, ci scusiamo con il nostro consigliere, mi renda, vai a fare. Allora, se non ci sono ulteriori interventi, metto ai voti la proposta sulla istituzione dell'osservatorio tematico inerente all'isola pedonale, che è favorevole, unanimità, anche la proposta è approvata. 3 su 3 non sì. Adesso per il punto numero 5, poiché riguarda il nostro la segretaria comunale, dottoressa Cagliò, per questo punto mi avvalgo della facoltà di allontanarmi dall'aula e prende il mio posto come segretario verbalizzante, limitatamente a questo, il consigliere più giovane. Prego, consigliere, si accomodi. Prego, consigliere, si accomodi. È bella questa cosa, che è il consigliere più giovane. Allora, leggo il punto. Premesso che l'intendimento dell'amministrazione di Provendaso procede ad una gestione associata e coordinata delle funzioni della segretaria comunale, prevalentemente per ragioni convergenti di funzionalità sinergica e di razionalizzazione di costi, preso atto della nota protocollo numero 6245 del 9/5/2012 a firma del sindaco di Naso, da cui si evince che il medesimo sindaco intende esercitare la facoltà di nomina del segretario comunale, che a luogo è stato interpretato il segretario generale titolare della sede di Pro, dottoressa Carmela Cagliò, che per le vie breve ha dato la propria disponibilità, nonché nella nota protocollo numero 6246 del 9/5/2012 a firma del sindaco di Pro, che aderisce alla proposta dopo aver sentito il segretario comunale. Preso atto altresì del curriculum della dottoressa Carmela Cagliò, visionato peraltro sul sito istituzionale del Comune di Pro, concordando che la più opportuna modalità di copertura della sede di Naso risulta essere attualmente, tenuto conto altresì delle esigenze del Comune di Prova, quella della Convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000, visti gli articoli 98,3 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267/10 del DPR del 4/12/97, numero 465, che prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa istituzione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali, di stipulare la loro convenzione per l'ufficio segreteria, considerato che tra i comuni di Provenzano sono interposti accordi al fine di proseguire la gestione del servizio di segreteria in forma convenzionata, visto lo schema di convenzione allegato sub A, composto dal numero 11 articoli, definito in accordo tra i due enti interessati per la regolamentazione delle modalità e condizioni dell'esercizio associato delle funzioni in argomento, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267, dato anche inoltre che la convenzione con i due comuni limitrofi consentirà alle due amministrazioni di programmare e sviluppare attività sinergiche, visto il DPR 4/12/97 numero 865 successive modifiche ed integrazioni e le deliberazioni dell'Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione del NAMPO numero 17/2003 numero 150 del 1999, nonché la circolare della predetta agenzia numero 1/2001 del 5/2/2001 per punto 2, da atto che il segretario comunale non è tenuto all'obbligo di estensione in mezzo al progetto, visto l'articolo 42 del decreto legislativo 367 del 2000, nonché le leggi regionali 48 del 91 e 30 del 2000, che tra l'altro attribuiscono al Consiglio la conferenza in materia di convenzione tra comuni, preso atto che, come previsto nell'articolo 10 del DPR 465 del 97, sono state stabilite nell'allegato schema di convenzione le modalità di espletamento del servizio, è stato individuato il sindaco competente alla nomina della revoca del segretario, è stata determinata la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, sono state stabilite la durata della convenzione e la possibilità di recesso, sono state definiti i reciproci obblighi e garanzie,
ritenuto procedere all'approvazione della convenzione tra i sopra menzionati comuni per la gestione associata del servizio di segreteria come da schema allegato al presente atto. Visto l'articolo 30 del decreto legislativo numero 2000, sì, visto l'articolo 42, visto l'articolo 98, la legge 30 del 2000, lo statuto comunale, propone di approvare, se ne è autorizzato a sintetizzare, io lo faccio subito, di approvare previa manifestazione di volontà circa la gestione associata del servizio di segreteria comunale, lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale del comune di Prole e di Naso, ai sensi dell'articolo 398 del testo unico allegato al presente atto per formare parte integrante sequenziale, dando mandato al sindaco per la relativa sottoscrizione, di farne decorrere la vigenza della gestione associata alle funzioni della stipula della convenzione da parte di ente associato e di trasmettere copia del presente atto alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Acqua dei segretari comunali e provinciali. Abbiamo già acquisito i pareri favorevoli del responsabile dell'area generale e del responsabile dell'area finanziaria. Illustro ulteriormente il sindaco. Ci sono due aspetti importantissimi: uno, gli ottimi rapporti con il comune di Naso, che così continuano ad essere ancora più intensificati; il secondo, perché in questa maniera risparmiamo i soldi del direttore generale, il 40% del detenetario in questi momenti sono assolutamente importanti. Poi la dottoressa non c'è, che non lo stiamo pure. Prego, consigliere Di Cerveto. Grazie, signora Presidente. Egoisticamente dico no, non potrei, ci piacerebbe avere la dottoressa qui sempre, però appunto no, chiaramente no. Noi è capitato che più di una volta purtroppo abbiamo avuto di sfruttarla al Naso in momenti che, però dico, questa è la sua volontà, capiamo che è più vicina alla famiglia e quindi noi chiaramente vabbè, allora mettiamo della proposta che è favorevole. Per unanimità sulla proposta, dobbiamo mettere in voto anche l'immediata esecutività della proposta, perché siamo presi in ritardo sulla convenzione. Chi è favorevole all'immediata esecutività? Tanto per cambiare. Quindi anche viene approvata l'immediata esecutività della proposta. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno. Ringraziamo il consigliere Gullà per aver assunto la funzione di verbalizzante e andiamo al punto successivo. Punto numero 6, proposta di deliberazione del Consiglio Comunale volta a concedere la possibilità a tutti coloro che vanno con rete di certi, libri di sigillo nei confronti del Comune di procedere alla loro compensazione con i tributi comunali dovuti. Questa è una proposta che vado a leggere del gruppo di minoranza, che è proposta della procedura del Consiglio Comunale volta a concedere, che leggo brevemente. Premesso che la crisi economica che attraverso tutto il territorio dello Stato si percepisce maggiormente nel nostro piccolo comune, dove le imprese non riescono più ad adempiere né agli impegni assunti con i rispettivi dipendenti e fornitori, né agli obblighi imposti relativamente ai pagamenti di imposte e tributi, che è doveroso da parte di chi amministra la cosa pubblica prendere atto dello stato di crisi economica che coinvolge tutti i settori produttivi e assumere tutte le iniziative possibili al fine di limitare l'aggravante della situazione finanziaria delle singole imprese ed evitare la perdita di posti di lavoro, che la crisi economica e finanziaria delle imprese è sensibilmente aggravata dai ritardi con cui gli enti pubblici procedono al pagamento dei rispettivi fornitori, che tante piccole imprese aventi sede nel nostro territorio vantano credito nei confronti del Comune anche da diversi anni, considerato che il Comune di Broro deve adempiere nel più breve tempo possibile a saldare la posizione di tutte le imprese creditrici, che nelle note dell'incasso dei rispettivi crediti dal Comune le imprese, seppur si trovino in condizioni di grave crisi economica, finanziaria e di liquidità, devono ugualmente far fronte alle rispettive scadenze e gli obblighi tributari nei confronti del Comune medesimo. Ciò premesso e considerato, i consiglieri comunali propongono, al fine di concedere un minimo di sollievo economico a tutte le imprese che fanno crediti
certe tutte le esigibili nei confronti del comune di Prodi, sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale la possibilità di autorizzare tutte le predette imprese a compensare dai loro rispettivi crediti tutte le somme dovute a titolo del tributo comunale, pubblicità, rosa, canone acqua, IMU destinata al comune e così via. La proposta è firmata da tutti i consiglieri del gruppo di minoranza. E aperta la discussione. Chiede di intervenire allora il capogruppo del gruppo di minoranza, consigliere Lucia Bello, prego. Grazie. Allora, credo che la proposta sia abbastanza chiara, perché la ritengo molto semplice. Noi chiediamo. Mi scusi se la interrompo, consigliere, però per completezza di informazione abbiamo acquisito il parere. Ed è un parere favorevole alla responsabile dell'area finanziaria, mi scuso ancora. Noi chiediamo che tutte le imprese, tutti coloro che vanno certi crediti, certi libri ed esigibili nei confronti del comune, possano procedere a compensare con i tributi, con una compensazione effettuata in termini di cassa. Noi sappiamo bene che la situazione finanziaria del comune è quella che è. Problema maggiore, ne parlavamo proprio fino a qualche giorno fa con il vice sindaco, dice proprio questo, dice noi il problema del nostro è la liquidità. Io dico che non è un problema nostro, è un problema di tutti gli enti, la liquidità. E chiaramente fare le spese dei problemi di liquidità sono proprio magari i piccoli imprenditori, coloro che valutano piccoli crediti. Somma totale di tutta questa situazione che dovrebbe andare a compensare non è una somma eccessiva. Io ho parlato anche con un ragioniere che anche lui, avendo dato il parere favorevole prima di presentare questa cosa, mi diceva è una cosa in effetti fattibilissima, insomma l'importante è chiaramente che la compensazione venga effettuata in termini di cassa, che è quello che chiediamo noi. Noi riteniamo che questo sia un provvedimento che soddisfi un po' tutti, perché il creditore in cassa e il comune riesce così ad estinguere il debito. Noi abbiamo fatto anche una piccola ricerca e dobbiamo dire che abbiamo trovato anche dalla parte nostra, diciamo, una legge che è la 296 del 2006, dove dice proprio che gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo dei tributi locali. Quindi crediamo che la cosa non sia fatta. Sono ulteriori interventi, il consigliere Morini, il capogruppo della maggioranza. La legge è la 296 del 2006, comma 167, articolo 1. Sì, l'abbiamo trovato anche noi. Parere favorevole, quindi sicuramente questa compensazione si farà, sì, assolutamente. Si dovranno solo valutare, stabilire le modalità di compensazione, e sarà fatto questo più presto. Un regolamento che disciplinerà le modalità. Che rimandiamo al regolamento, che rimandiamo alla commissione. Alla commissione dirigente si occuperà di stilare che dice. Ci sono ulteriori, grazie del consigliere Morini, ci sono ulteriori interventi? No, allora metto al voto la proposta che è favorevole. La proposta è approvata all'unanimità. Vedete che è 5. Andiamo all'altro punto, l'ordine del giorno, anche questo è un punto proposto. Questa è la responsabilità della comunità, siamo pronti ad approvare. Questa è la responsabilità della minoranza, la vostra.
Anche questa è una proposta del gruppo consigliere di minoranza che vado a leggere e a sintetizzare. Allora, premesso del risparmio, tutta la prima parte, sappiamo insomma tutta la problematica dell'IMU, posso sintetizzarla a consigliere di minoranza. Allora, considerato che l'annullamento e l'agevolazione di imposta nel caso dell'uso incomodato gratuito in ambito familiare risulta ufficialmente molto disponibile, ancorché motivato, che nelle situazioni più elevate di criticità sociale possiamo valerci la facoltà di applicare l'IMU più bassa fino allo 0,46%, che il 18 giugno 2012 il termine ultimo per il pagamento della prima rata IMU, ciò premesso e considerato, i consiglieri comunali propongono per la successiva rata con scadenza 17 dicembre 2012 al fine di agevolare soprattutto coloro che, pur possedendo una seconda casa, la concede in uso gratuito, apparendo a fine entro il primo grado, la riduzione delle aliquote, in particolare esercitare la facoltà prevista dalla legge 214 del 2011, articolo 13,6, di ridurre dal punto percentuale dello 0,36 allo 0,46 l'aliquota impositiva per alloggi concessi in uso gratuito ai familiari. Allo stesso tempo si chiede la riduzione del periodo ordinario dallo 0,36 allo 0,46% del punto percentuale per gli altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili. Firmato da tutti i consiglieri del gruppo di minoranza, abbiamo acquisito il parere del responsabile dell'area finanziaria, che il parere è non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di elaborazione concernente l'oggetto. Prima di aprire gli interventi, noi abbiamo discusso a lungo, questa è anche questa della minoranza, un'ottima proposta, perché sarebbe assolutamente condivisibile, è assolutamente condivisibile di non pagare l'IMU sulla prima casa, perché la casa è un bene primario. Io riassumo quello che è emerso dalla discussione del gruppo di maggioranza e che abbiamo però bisogno anche di riflettere, di vedere qual è il gettito di questa prima tornata, e che abbiamo bisogno di approfondirla. Adesso io apro la discussione, ci tengo soltanto a dire che questa è un'ottima proposta, che ci avete battuto tutto il tempo, ma anche questo è sintomo di, come dire, di buon lavoro. Quindi prego, apro gli interventi. Consigliere Picciotta, prego. Grazie per la parola. Io volevo fare una breve precisazione. Noi sappiamo tutti oggi la crisi che ha permesso l'Italia, però la realtà di oggi è che molte aziende chiudono e questo comporta un aumento della disoccupazione, un aumento delle domande di disoccupazione, un aumento della domanda di cassa integrazione. È pur vero che noi non abbiamo chiesto la riduzione della prima casa perché ancora non si è potuto calcolare, visto che è stata pagata solo la prima rata da giugno, non si è potuto calcolare il reale gettito derivato dai pagamenti. Secondariamente non sappiamo se addirittura a luglio il governo deciderà di modificare ulteriormente l'IMU nel caso di un gettito inferiore derivato dalle quindi questo potremmo fare questi calcoli a settembre. A settembre si potrà avere un quadro più chiaro e quindi eventualmente valutare o la nostra proposta o modulare la facoltà delle amministrazioni locali, valutare di abbassare l'IMU sulla seconda casa oppure anche su questo ci sarà discutere, perché la seconda casa non è per tutti, voi sapete bene, non tutti hanno una seconda casa, ci sono seconde case che sono mille, e in quel caso insomma si dovrà trovare una formula, ci sono una distribuzione EIVA, ci sono state delle altre proposte interessanti, le proposte sono molte.
molte, vengono anche da associazioni, il sindaco ci diceva che anche fino ad oggi delle associazioni hanno proposto di ridurre l'IMU a persone che hanno disabilità, e questa è una proposta altrettanto interessante, e mi sembra che una persona che ha un disabile in famiglia debba essere agevolata, piuttosto che una persona che ha una seconda casa, solo una seconda casa, per seconda casa una villa più grossa. Quindi questo è tutto da vedere. Il fatto che questa proposta in questo momento non possa essere accolta, ripeto, deriva da due ordini di motivi. Il primo è che realmente non sappiamo questa limo che entrate porterà, perché ancora il caso non si è fatto. E poi va modulata questa, e non dimenticare, che gli enti locali, però sono in particolare di come non abbiamo altre entrate, e gli sprechi non ci sono, non ce ne saranno sprechi, non abbiamo l'IRPEF, siamo l'unico comune lì, e sarete testimoni in questa estate che il comune di Pro sarà molto sobrio nelle manifestazioni, che nessuno si... nessuno si lamenterà degli sprechi che state cercando. Il motivo per cui non deve dire non può essere. Grazie consigliere Morina, anche sto intervenendo il sindaco, ecco sindaco. Una domanda, sì. Però non si capisca più. Non c'è l'assessore conferente, ma realmente proprio il comune ha fatto già un calcolo in euro di quanto avrebbe o quanto dovrebbe incassare? Quanto dovrebbe incassare? Sì, il bilancio 500.000 euro circa su questa prima data? No, perché il problema sarà che tu vuoi che si sa a settembre sì, però la proiezione non è solo. Intanto diciamo la dottoressa più o meno ha espresso quello che il padre. Capisco perfettamente che dal punto di vista politico la proposta che viene dall'opposizione di riduzione del limite in questo particolare momento è anche una proposta giusta, perché dal punto di vista dell'immaginario, dal punto di vista politico, è sicuramente giusta. Ma noi vogliamo fare una controproposta. Non vogliamo votare no a questa proposta, anche perché sarebbe un po' complesso con il parere contrario del ragioniere, quindi andrebbe incontro anche a qualche, diciamo, responsabilità, senza voler fare terrorismo, diciamo, con nessuno. Noi vogliamo fare una proposta diversa, intanto perché già a luglio abbiamo le previsioni esatte di quello che è stato l'accordo di giugno, ma non è solamente questo il nostro punto, è voler creare veramente un ragionamento serio. Noi leggiamo sulla stampa, su tutto il mondo Facebook, si parla di Polistena, si parla di Cagliari e Zenda, che qualcuno si sofferma solamente all'aspetto di quei regolamenti che dicono la prima casa uguale a zero. Non è questo il punto. Io credo che noi dovremmo, questa sarà la proposta della maggioranza, dovremmo aprire una fase di studio da qua al 10 settembre, tanto, noi abbiamo tempo per essere precisi, quello che decidiamo oggi va sempre, abbiamo tempo fino al 30 settembre per variare il conguaglio che va, diciamo, nel mese di dicembre, fare un regolamento serio sull'IMU. Quando parlo di un regolamento serio, parlo di un regolamento che possa prendere realmente tutto il paese, non semplicemente le seconde case, perché sulle seconde case va fatto un ragionamento. Perché, permettetemi di dirvi, per me chi ha la villa di 1000 metri quadri non può essere paragonato come il signore. Noi dobbiamo fare un regolamento che sia eco. Diceva bene la dottoressa Morini, pervengono l'associazione di famiglie di disabili del paese, l'ANPAS, ci ha richiesto di inserire nel regolamento uno sgravio per chi all'interno della famiglia abbia, diciamo, un disabile, ma dobbiamo fare un ragionamento sulle strutture alberghiere, dobbiamo fare un ragionamento, lo dico, per le imprese, non dico un ragionamento positivo o negativo, ma un ragionamento. Le imprese che in questo momento hanno costruito, realizzato e non vendono, ok? Cioè io credo che vada, e la proposta sarà quella di costituire un gruppo di lavoro consigliare anche qua, che venga sfruttato dal mercato, dall'assessore
al bilancio e dalla responsabile dell'ente, perché capisco perfettamente, dopo la baracca, tra virgolette, la banca deve stare all'impiedi, è facile dire non facciamo pagare nessuno, ma dall'altra parte noi poi dobbiamo fare i servizi, perché la mensa la dobbiamo continuare, gli anziani, quindi anche dal punto di vista delle funzioni, noi dobbiamo raggiungere, secondo me si può fare, mi permetto di dire, l'equità sociale, perché io credo che sia giusto che alcuni pagano di più e alcuni pagano di meno. Io non sono praticamente d'accordo in un taglio verticale, noi tagliamo le seconde case, andiamo a lavorare all'interno delle seconde case, all'interno anche quello del condato, dovremmo capire se la legge ce lo permette o meno, diciamo, sul fatto. Io non sono contro a priori, o da punto di vista dice non si può perché abbiamo i problemi di bilancio, io sono a un procedimento serio del regolamento, alcuni comuni sono partiti, hanno approvato i regolamenti e già sono alla terza seduta del Consiglio Comunale. Io credo che abbiamo, sì, è estate, ok, però abbiamo fino al 15 settembre per lavorarci, credo che ci siano anche qua le professionalità anche dal punto di vista proprio tecnico per poter, abbiamo un dottore commercialista in tutte le sedi, diciamo, del nostro Consiglio Comunale. In affiancamento creiamo un regolamento che sia più equo possibile, che non mandi il dissesto, perché sennò sarebbe per tutti troppo facile mandare il dissesto lento, perché poi entrare in qualche maniera le dobbiamo recuperare, e proviamo il 15 e il 20 settembre ad approvare un regolamento per la rata del 25 dicembre, che sia più equo possibile. Vediamo se riusciamo a raggiungere anche qua l'unanimità, non è detto, perché io mi rendo conto e lo capisco che un'opposizione oggi non ha nessun interesse, ha l'interesse di dire io caro concittadino non ti voglio fare pagare, la maggioranza purtroppo ha l'interesse di fare, perché i servizi vanno garantiti, in un momento in cui abbiamo, per capirci, circa 400.000 euro l'anno di finanziamenti in meno tra Stato e Regione, di poter garantire le risorse di bilancio. Però io credo che se c'è un paio di mesi di lavoro come si deve con l'assessore del portafoglio finanziario, possa venire fuori anche copiando alcuni esperimenti fatti altrove. Zeta Cagliari per dirne uno, secondo me ha fatto, ci sono alcune sfaccettature del regolamento, non tanto con l'Istina che è un regolamento demagogico, tanto per farlo e poi mi aumento al 10% della seconda casa, non è quello. Invece Zeta Cagliari ha fatto un regolamento molto più calibrato, entrando nella specificità, poi noi lo dobbiamo calare, diciamo, nelle nostre realtà. La maggioranza dice rimandiamo questo punto, costituiamo da subito un tavolo di lavoro per arrivare al 15 settembre a fare un regolamento definitivo, poi l'anno prossimo vedremo, un regolamento definitivo. Fra le altre cose avremo due dati importanti, avremo realmente il numero dell'acconto di giugno, che oggi non abbiamo, e abbiamo un altro dato, al 30 luglio, più o meno il 30 luglio, il nostro governo prevede ulteriori variazioni legislative, perché stanno prevedendo che se l'entrata del mese di giugno non è secondo le loro prospettive, vogliono ancora aumentare. Quindi a bocce ferme, lavoriamoci agosto e 15 settembre e veniamo fuori, teniamo fuori un regolamento che sia calato alle vere esigenze di questo territorio. Grazie Sindaco. La vincola che noi diciamo non è soltanto per le seconde case, per la zona 76, ma anche e soprattutto per le attività commerciali, cioè i bar, perché purtroppo ci sono due vincoli, 04 e 076. Però le posso dire una cosa, lei è d'accordo alla seconda casa, la villa seconda casa? No, non sono d'accordo. No, però non possiamo intervenire. Certo, ma non possiamo intervenire. È giusto che paghi. Sì, è giusto, però noi... È comodato per l'alluido, noi vogliamo tutelare quelle persone che non arrivano al 21 del mese, non è comodato il comune di Prole è stato uno dei sì, sì. Però dico, noi vogliamo aiutare quelle persone, non chi ha 50 metri di casa, prima abitazione e 1000 metri quadri di villa, penso che non ci sia nessuno. Ecco perché dico, noi vogliamo aiutare, andiamo fino a l'equità, che purtroppo si ritrovano oggi anche una seconda casa. Perché sono piccoli. No, ecco perché dico dobbiamo. Non partiamo dall'idea che noi siamo contrari. Io credo che dobbiamo fare un lavoro chirurgico per andare più che possiamo, non è che siamo. Con un rinvio, invece no, si rimette proprio. Certo. Se costruisce anche loro poter fare un tavolo, anche un gruppo informale per discutere. Sì, pensavo di solo. Sì.
però lo potete dire ufficialmente nel capo un po' per dire la parola. Io? Chiunque, chiunque, però nel frattempo la frase sì. Ovviamente ecco, non credo che la subito dico così sì, tecnico per cercare di aiutare i cittadini. Da domani vediamo di individuare un tavolo informato, un piano, sì, no. Per ragionare i nostri, la maggioranza ci racconterà con voi il nostro va bene, poi ci sarà l'assessore, va bene. Allora la proposta viene ritirata, andiamo al prossimo punto, proposta discussione in consiglio comunale sul centro di adagio e quale imbarcazioni con campo poi, anche questa è una proposta della minoranza consigliare, magari invito qualcuno che la proposta, che il proponente Gaetano, allora invito il consigliere Scarpini a dimostrare la proposta, ad introdurre la proposta. Noi vogliamo proprio con una parte. Perciò a questo punto innanzitutto l'abbiamo voluto portare in consiglio comunale, così una volta per tutte mettiamo fine, diciamo, tante di quelle voci un po' distorte che in queste settimane, in questi mesi, da quando è stata data la concessione demaniale, sono sorte su questa appunto gestione concessionale. Voci distorte e mi riferisco, ma voglio fare un excursus un po' su quella che è stata questa concessione demaniale. Circa 2 anni fa un privato aveva fatto richiesta di avere una concessione demaniale su quell'area lì. Il comune ha voluto, per una scelta che secondo me non era la migliore, perché in controtendenza diciamo, a quelle che sono le scelte a livello nazionale riguardo le concessioni demaniali marittime, che di solito tendono tendenzialmente a darle a lasciarle al privato, ha voluto, giusto o sbagliato che sia, quella è una mia opinione personale, fare la richiesta di concessione demaniale naturalmente a determinate condizioni, perché l'amministrazione comunale di Clodo ha chiesto di avere con un canone agevolato, perciò in concorrenza con un privato, di avere questa concessione demaniale, specificando che tutto il servizio verrebbe destinato ad uso pubblico a titolo gratuito e pertanto chiede l'applicazione del canone ricognitorio. Questa è una lettera che il signor sindaco ha indirizzato alla Capitaneria di Porto, all'assessorato, eccetera, eccetera. Ripeto, ha chiesto una concessione a titolo gratuito, non senza scopo di lucro, che è una cosa un po' differente, poi spiegherò il perché. A titolo gratuito il servizio è chiaro che deve essere concesso a titolo gratuito. In queste settimane cosa è sorto? Sono sorte delle, diciamo, per alcuni aspetti è stato normale che problematiche in ordine logistico, eccetera, di sistemazione dell'area, quella non è quello il problema. I problemi sono sorti sulla gestione di quest'area. Da settimane si continua a parlare di pseudo-associazioni che gestiscono, si parla di presidenti, si parla di responsabili. Io voglio far presente che al momento non esiste nessun presidente che gestisca quest'area è stata presa dal comune di Brolo, è in concessione al comune di Brolo, non ci sono associazioni che possono mettere mano, che possono lavorare su quella, che possono operare su quella concessione, che sia chiaro, no, perché ci dobbiamo dire le cose per come stanno. Arriva gente, porta dei mezzi, arriva gente, lascia, fa buche, sistema pericelli, dice ma poi chi vi ha autorizzato? Il presidente, abbiamo un presidente, lo scopro adesso, oltre al presidente, abbiamo un altro presidente in questo comune di Brolo, non in questo comune di Brolo, in quell'area, non ce ne so. Si parla di presidente, questo per dire cosa? Senza nulla togliere alla persona, questo per dire cosa?
che manca enormemente di organizzazione questa funzione demaniale. Il comune di Prodi innanzitutto doveva essere, era tenuto ed è tenuto immediatamente a nominare un responsabile di quell'area, un responsabile area, servizio, sicurezza, tutto. Nominati devono essere loro i responsabili che gestiscono, che danno disposizione su quell'area, nessun altro, ripeto. Poi ci sono delle problematiche tecniche riguardo a questa concessione. E intanto è giusto chiarire una cosa: non può essere data una suggestione. Questo che sia chiaro a tutti quanti. Il comune di Prolo non può dare la suggestione a nessuno, perché avendo avuto un caso si può dare per legge, la posso dare privato su privato, non la può dare avendo avuto una concessione a titolo gratuito. No, una concessione con un canone ricognitore, io assicuro, signor Sindaco. Io sono andato dal comandante, per avere informazioni dal comandante di Sant'Agata, sono andato da quello di Capo Orlando. Però le do atto che prima di venire in consiglio mi porta adesso il documento. Non credo che sia un dovere venire documentare. Ho preso informazioni proprio per capire anche io se questo tipo di concessione ha quelle tariffe, perché dovevo spiegare una cosa. Il comune di Prolo paga una tariffa irrisoria, circa 1000 euro all'anno. Un privato l'avrebbe pagata di circa 7-8 mila euro l'anno, circa. Perciò è chiaro che a quel punto non possiamo far sì che siamo andati in concorrenza con un privato per non fargli fare, a detta di qualcuno, lo scopo di lucro, che poi non era uno scopo di lucro, perché anche quel privato, ma ritornerò su quell'argomento, non si può fare naturalmente che chi, se il comune prende la gestione, la concede poi, fa entrare un'altra associazione dalla porta di servizio e facendole fare un servizio a pagamento. Questo non è legalmente fattibile e non è nemmeno assolutamente deontologicamente corretto. Non credo che si possa fare una cosa del genere. Cioè, non prende il comune a quelle tariffe, ma a parte non lo può dare per legge al privato. Ed eventualmente lo dovrebbe fare su richiesta, è sempre la regione a dover dare la suggestione. Detto questo, perciò qui subentra il problema principale. Il problema principale è uno: chi lo gestisce questo cibo? Come lo gestisce? Perché qui abbiamo a questo punto dei costi a carico della collettività, o quantomeno l'amministrazione di Prolo si è presa questa briga di avere quella concessione e deve ottemperare a quello che prevede la concessione, è destinata ad uso pubblico a titolo gratuito. Voi dovete dare un servizio assolutamente a titolo gratuito, perché qua è il titolo gratuito, perché al signor sindaco, quell'associazione che dice lei, no, che quell'associazione che aveva fatto quella richiesta, quello che le scriveva nell'ambito degli scopi statuali, eccetera, eccetera, l'associazione intende consentire a tutti coloro che sono proprietari di imbarcazioni e limitatamente possibile a costo delle sole spese vive necessarie per il funzionamento della stessa. Cioè, c'era prima scritto quanto erano le spese vive? No, però non c'era nemmeno quelle cifre che qualcuno ha messo in giro. È chiaro che se non sai quante barche potranno venire non puoi capire i costi di gestione. Se vengono 80 barche si fa la divisione sulle 80 barche sui costi di gestione, si vedranno quanti mezzi sono necessari, quindi diciamo questo era praticamente era qualcosa di no, lei non c'è finito. Io le ho chiesto a questa persona, non un benefattore, infatti lui lo dice, è una onlus senza scopo di lucro, significa come tutti i circoli, se io spendo 8.000 li dividiamo sui 60, sugli iscritti li dividiamo per quanto abbiamo speso, quello è senza scopo di lucro, come era la stessa situazione. Perché è giusto ribadirlo, qualcuno ha parlato di cifre esorbitanti, anche l'assessore ha parlato di cifre, 1000 euro a testa, chi ve l'ha detta voi queste cifre? Io ho chiesto alla persona, ma su per giù, quanto avrebbero pagato questi signori che volevano giù su? Hai fatto un calcolo per capire anche, naturalmente non sono veritieri, 1000, non posso garantire che sarebbero state veritieri i 200, 250, 300 euro al massimo che dice lui. Però quelle erano le cifre, parliamo di quelle cifre per gestire circa 60-70 barche, perché quella era la richiesta, perché secondo molte persone, secondo anche me, più di 80-100 barche lì dentro da gestire bene non si possono riuscire. Ma ripeto il discorso. Perciò il comune a questo punto ha un obbligo, dall'obbligo di dare il servizio a titolo gratuito. E ripeto,
gira anche un'altra voce, che qualcuno abbia asserito più di una volta: se per caso non ci accordiamo, noi prendiamo, chiudiamo quest'area per 5 anni e non se ne fa niente. Io vorrei dire che non è proprio così, e lo dovrebbe sapere anche qualcuno che l'ha fermato. Dico guarda menzione. Perciò riguardo a quell'aspetto lì che qualcuno asserisce, noi chiudiamo tutto e non ve la facciamo gestire più per 5 anni, non per me, perché l'articolo 47 tra le varie motivazioni della decadenza dice esattamente anche: l'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario per mancata esecuzione delle opere prescritte nella di concessione o per mancato inizio della gestione. Perciò l'amministrazione che ha preso questa concessione ha l'obbligo di metterla in atto. Voi dovete dare la gestione, voi dovete garantire quello per cui avete chiesto la concessione del mercato. Perciò non ci sono altre soluzioni, la dovete garantire voi. Avete fatto questa richiesta e la dovete garantire a titolo gratuito. Io ribadisco e invito tutti coloro che hanno l'amministrazione, lo deve dare a titolo gratuito. Non può girare nemmeno un euro lì dentro di soldi fra iscritti. Non si possono chiedere soldi da nessuna parte. Detto questo, e continuo, ci sarà il problema della gestione materialmente, assessore sviluppo. La gestione è proprio chi ci lavorerà in questo posto? Quei mezzi, chi li ha autorizzati a metterli là? A che titolo? Questo è importante capire. Io non ho nulla contro quelli che hanno dato generosamente a disposizione, l'hanno dato gratuitamente. Se lo danno gratuitamente, allora fate una cosa: gli fate scrivere una carta dove il titolare del mezzo, del vericello, di quello che è, lo concede a titolo gratuito, totalmente, per il periodo di anni, dopo, perché è chiaro che non è che se domani si sveglia ci possiamo ritrovare senza il mezzo. Perciò bisogna mettere delle regole più precise. Quei mezzi dobbiamo sapere se sono assicurati, questo è un altro aspetto. Sui vericelli non ci sono problemi, non è bisogno dell'omologazione. L'importante è che qualcuno... Dico, ma non importa, non ci mettiamo a parlare per loro, anzi, per l'altro giorno è successo, un signore è venuto, ha messo un vericello a disposizione, il giorno dopo gli hanno girato storto, se l'ha preso e se l'è portato. No, no, è successo l'altro. Però diciamo, ora è successo, per chiarezza. Sì, esatto. C'è un altro aspetto. Gli orari del servizio, cioè qui il servizio non è ancora partito, voi avete capito che da 20 giorni la gente, chi ha la passione per il mare non va a mare. Voi siete in alto mare, assolutamente, cioè come la volete gestire? Chi ci deve lavorare in questo posto? Perché non ci possono lavorare sicuramente persone messe lì chissà da chi. Chi li fa lavorare? Come vengono pagati? Chi le gestisce queste persone? Che orari faranno? Dato che dobbiamo anche valutare quello che è la nostra tipicità di marineria, questo è un aspetto non secondario. Ci sono posti in cui è più turistico, più da passeggio. La nostra marineria è tipicamente amatoriale, di pescatori amatoriali, il 96-95% per non dire 100%. Perciò ci saranno anche problematiche, magari per chi non è dell'ambiente, non le può capire. Cioè, potrebbe succedere che 50-60 persone sono lì, si presentano la mattina alle 7 per andarsene a pesca. La stessa cosa potrebbe succedere alle 8 di sera per gli appassionati che vanno di notte. Il problema è poi è proprio come li fate scendere a mare queste 50 persone? Tecnicamente, chi li trasporta? Ci potrebbe essere qualcuno che se ne scende a mezzogiorno, perché facendo un calcolo l'altro giorno hanno detto per spostare 7 trattori c'erano 7 barche, ci hanno messo 3 ore. 7 barche, 3 ore. Poi immaginate 40 persone, 20 persone, 10 persone che si presentano lì, qualcuno di queste 10 persone andrà a mare 3 ore dopo che di essere arrivato. Cioè questi sono problemi di logistica impressionante che ha quell'area. Io ho visto che qualcuno continua a dire abbiamo domande, bello, la gamma 200, così mi è stato riferito, io non lo so. 160 ce l'abbiamo. Ma posso essere quello del 100? Cioè, poi dipende se posso entrare. Aspetta, cioè lo so, no, cioè, io consiglio di non far mettere più. Ma sono libero. Perché lì non c'è spazio per fare niente. Ma
quartiere rimane il risolvimento del posto, non è che potremmo fare. Lì non c'è più spazio per fare niente. Altri problemi. La fognatura. La fognatura lì al Ciar, i bagni, avete messo lì c'è una zona che praticamente sta diventando, ci sono 200 bar, bisognava provvedere anche a un aspetto pure lo stesso. Questo è il progetto, bisogna avere la sua abbe. 15 maggio ce l'ha fatto la no, 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 no. Altre domande, i criteri dell'assegnazione dei posti parco, come verranno assegnati? Queste sono domande che naturalmente faccio per interposta persona, perché sono domande che la maggior parte di persone chiede per capire, ma il problema principale, io lo ripeto, è la gestione. Chi ce l'avrà? Con che costi? Chi pagherà le persone che e chi, con che orario? Cioè, tecnicamente, ci sarà qualcuno di notte messo lì? Che ci stia a ste barche, perché voi una cosa è altri circoli nautici dove io magari uno ne so qualcosa perché non ha uno del direttivo di quello che so i problemi logistici, i problemi economici di quanto costano le spese, il gasolio dei trattori, cioè, ci sono spese che secondo me non avete messo in conto. E logisticamente negli altri circoli si avevano le buone, perciò la barca in un periodo penso di 20 giorni di bel mare. Le barche stavano 20 giorni alla boa, perciò il servizio che uno dava era soltanto di trasporto, arrivava il gruppo per andare a pesca, ti mettono sul gommone, ti portano lì e ti riprendono, fine. Qui invece il problema è un altro, perché qui le boe intanto non sono quante sono previste. Chi le metterà? Perché avete calcolato che a 200 metri c'è un fondale non indifferente. Lì ci sarà, bisogna mettere dei massi, catene profonde, cioè la spesa è anche costosa per gestire la tecnico sulle buone, ma le buone a chi le assegnate? Ripeto, il servizio è gratuito, nessuno deve chiedere soldi, perché quello che dite voi, caro assessore, sul fatto che la gestione non è a scopo di lucro, è un'altra cosa, non a scopo di lucro significa io spendo 10, metto insieme i soldi delle persone che ci sono lì dentro, copriamo 10, quello è il nostro scopo di lucro. Il servizio gratuito è un'altra cosa, qua guarda chiaro, è gratuito, lo dovete dare, è gratuito, come quando fate le feste a lungo mai, è gratuito, venite, mangiate e bene, è gratuito, non è sulle feste si paga, non tutte, dico dove è gratuito, dove è gratuito, ho fatto un esempio, dove è gratuito, il servizio deve essere dato gratuito, ma soprattutto, ripeto, deve esserci una gestione ben precisa, lì bisogna sapere chi sono che ci lavorano, a che titolo, chi li ha messi da, chi è responsabile, chi è, io non ho capito, chi sono, io lo sto chiedendo, posso denominare. Rispondere successivamente, no, dico, ci sono. No, non è contraddittorio, con l'intervento puoi rispondere. Anche se è stato fatto un piano di sicurezza, perché io vedo che continuo, caro assessore, continuano a mettere il barco sempre più vicino alla spiaggia. Ma voi ce l'avete presente quante barche ci sono? Dove le mettono se in 10, se fra una settimana arriva il mare forte? Dove le mettete queste barche? Avete fatto un piano, avete previsto un piano di sicurezza? Quello che è normato dalla normativa del decreto 31.08 che prevede determinate caratteristiche. Cioè io non è che avete chiesto una concessione di bancare, è chiaro che adesso voi la dovete applicare per come l'avete richiesta. Alle normative esatte di quella vicenda, perché è chiaro che non ci potrà essere nessuno che paga per il servizio, nessuno può pagare perché è a titolo gratuito. Perciò io invito i cittadini anche solamente a fare presente agli altri che la norma che è questa concessione del comune di Prole è a titolo gratuito, nessuno deve pagare niente, il servizio lo deve dare il comune di Prole a titolo gratuito. Il servizio? No, perché qua la differenza non sa qual è, io lo so un'altra voce qual è, perché a me il contrattatore non è problema, l'altra voce è, noi non vi stiamo dando il servizio, noi vi stiamo dando il posto, no, la concessione non è per un ricovero parco, caro sindaco, la concessione di Magare non è per un ricovero parco, dove io ti do il posto parco, va, ferma la concessione. È chiara, centro di alaggio e vado imbarcazione.
e anche con specchio d'acqua, con specchio d'acqua, dove c'è il campo buono? Centro di Alaggio e Bari. Quello dovete dare, questo servizio di centro di Alaggio e Bari lo dovete dare a titolo gratuito. Questo è, di questo è quello che dice la concessione. Perché è chiaro, scusate, a chi fate pagare se poi ci scritto a titolo gratuito? A chi gli chiedete i soldi? È stato chiaro, non si chiede proprio. No, non ho finito, non finito. Deve sintetizzare però un po'. Sì. Regolamento. Ok. Su un'altra cosa che volevo chiedere, è te. Avete previsto anche il flusso dei non residenti, se qualcuno vuole venire a usufruire della, della zona demaniale? Essendo un posto turistico, dovremmo anche prevedere se adesso, se uno che viene da Vulcano vuole venire a, a stare un paio di ore a Brolo, se, c'è, se avete previsto anche per i non residenti l'utilizzo di quel centro di varie imbarcazioni. Ripeto, e vado a concludere. La cosa principale che bisogna far capire ai cittadini per evitare le polemiche che ci sono state in questi giorni è che lì il servizio è gratuito ed è gestito dal comune di Brolo. Deve essere i mezzi li dovete assicurare, quantomeno ho visto lei che il signor sindaco l'altra volta parlava di documenti capestri, si è riferito al lato che le volevano far firmare. Io ho letto anche quello che voi gli voleste far firmare ai titolari di barca lì, anche quello mi sembra un documento, cioè la responsabilità è tutta del singolo. Scusate, domanda, se, è un, se è quello che guida il trattore per fare il servizio che ancora non ho capito come funziona, perché il servizio va a funzionare solo col trattore per andare a mare, se io domani mattina, cioè, ripeto, quello, se, una, se io titolare di barca, mentre quello fa una manovra col trattore, può sbagliare, me la rompe. E la spalla, chi va? Questo è da capire, chi va? È assicurato il mezzo, è assicurata l'aria da parte della concessione dei mani. Sono domande, è chiaro che ognuno lo prevede la legge di avere l'assicurazione propria, quindi non deve avere, è chiaro che lo deve avere, ma devono essere assicurati quantomeno i mezzi che ci lavorano da tempo. E chiudo nel volume la domanda che è la più semplice: se io domani voglio andare a Maggio, caro assessore di Roma, ci posso andare? Qualcuno mi garantisce il servizio, anche orario? Ci posso andare? Che tipo di servizio mi viene garantito? Cioè, arrivo, qualcuno mi prende la barca e mi porta al mare, si ritira il carrello dietro, io mi posso andare a passeggio, a pescare, quando dormo c'è qualcuno, in che orario? Fino a che ora? È gestito anche di notte? Sono domande semplici, che credo che sia giusto, dove posso dare una risposta ai cittadini. Grazie. Grazie, consigliere Scalfini. Sono un ultimo intervento, l'assessore De Luca, che fa di parlare. Prego, assessore. Allora, allora, finalmente affrontiamo questi problemi così vediamo le piacere del marciapiede. Mi preme partire dall'inizio di tutta questa, questa vicenda e questa storia di questo benedetto. Come lei si ricorda, nel 2010 abbiamo approvato in Consiglio Comunale il piano di utilizzo del demaniale del Comune di Brolo. Altro non è che un piano regolatore delle spiagge. Vi ricordo a tutti che il Comune di Brolo ha un litorale di un chilometro e mezzo. Nel piano che lei ha approvato per lei, l'unica zona prevista e prevedibile secondo l'orografia del nostro litorale, secondo le disposizioni di leggi stringenti, fra chi doveva rispettare la concessione della legalità, i 100 metri tra una concessione e l'altra, l'unico posto dove si poteva andare a lavorare con il parco era quello là. È stato votato, ampliato e quindi noi ad oggi abbiamo quello. A suo tempo, quando si cominciò a parlare di questo piano spiaggia, io, perché proprio non ho neanche la barca, si figura, io ho un unico interesse, scendere a mare a Brolo, dove sono sceso sempre da 45 anni, e non avere persone che mi chiamano o perché c'è quello con la barca che scende direttamente a terra o c'è il pescatore con la canna sulla battigia e tutte le altre problematiche, giusto? Quindi io ebbi il modo di chiamare i vari pescatori direttanti, chiamiamoli come vogliamo, e dissi loro: mettetevi d'accordo, perché nel momento in cui il comune adotterà il piano spiagge, su quella zona potranno arrivare decine e decine di richieste di concessione demaniale, dove poi ognuno, chi lavora in concessione, detterà le regole, i prezzi e i canoni.
giusto? Quindi io che cosa mi attendevo? Io e l'amministrazione, no? Perché non è che ho deciso io, l'amministrazione. Invece qualcuno, qualche furbo, perché ce lo dobbiamo dire, no? Cosa ha pensato bene? Dopo che io gli avevo mandato lo statuto, le norme di attuazione, tutto, invece di chiamare gli altri, mettersi d'accordo e chiedere la concessione di un'area tutti insieme, quindi una gestione comune, ha pensato bene, in maniera, devo dire, puntuale, per conto suo, di andarsi a chiedere una concessione di un'area propria. A quel punto, quando passato un mese, cioè non si aveva notizie di questa cosa, giustamente scatta l'allarme, ma che sta succedendo? Chiedendo, diciamo, era la capiteria, perché io poi alla fine sulle cose mi piace come di andare direttamente alla fonte, dice assessore, ma che cosa c'entra qua? Qua c'è un problema, che problema c'è? C'è una richiesta di un'associazione che vuole quest'area. Allora, a quel punto, considerato che quello era l'unico posto, perché questa è una cosa che tutti devono sapere, non ci sono altri posti altrove dove poter collegare le barche. A quel punto l'amministrazione ha deciso no, allora noi chiediamo una concessione demaniale a uso pubblico. E questo è il primo passaggio. Nel frattempo questi signori, ben supportati, raccomandati anche politicamente, questo è lo che dico perché tanto ci siamo incontrati diviso all'assessorato, su questa cosa cercavano di mettere pressione al contrario agli impiegati. Il comune di Provolo, dopo che abbiamo approvato in consiglio il piano spiagge, presenta il progetto. Il progetto è presentato a ottobre, arriva a dicembre e non ci sono notizie. Il giorno 2 di dicembre, per fortuna, l'impiegato ha una cosa di ricevermi, io mi ero andato con l'impiegato del comune, andiamo là, e poi dice, guardi, ma qua la radica non c'è, ci si può non c'è la radica, l'abbiamo portata prima, eravamo qua, il protocollo, a quel punto c'è stato il panico. Allora io ho detto, guarda, io siccome oggi sono qua a dedicare questa cosa, io non ero andato di qua, se non esce quella radica, cioè, mentre sono là, seduto, che aspettavo che trovassero la radica, arriva un personaggio di blog, un politico di quelli giusti, apre la porta, non mi vede, quindi cerca di andare, sono sentito parlare, lo so, lo si sa che fanno anche sono qua, punto. E quindi, no, questi sono fatti, questi, io ce li ho scritti, non sono poesie o cacchia da faccia, sono fatti documentati con testimoni. No, no, è giusto, la gente deve sapere le cose. Giusto? Versione. No, no, ci sono i testimoni, non è la mia persona, ci sono i testimoni, ci sono le cacchia di cartelli. No, no, c'è il comune, parliamo di ente, non di privato, dove era messa nella carpetta, chissà perché, insabbiata, no, alla fine sono stata là, questo, dice, ma che continuare, dice, però siete concorrenti, dice, non è, potete chiedere l'uso gratuito, benissimo, ci sono proprio, facciamo. Allora, iniziamo la fila, io non voglio più dilungarmi su tutte le procedure, ad agosto 2011, quindi non è che parliamo di un mese fa o due giorni fa, tutti sapevano. Agosto 2011 noi abbiamo l'ultimo parere, quindi se l'assessorato voleva o poteva, secondo me poteva perché non lo facevano fare, ci poteva darci la concessione a settembre, ottobre scorso, noi avevamo tutto il tempo bello tranquillo di poter fare quanto necessario per poter andare avanti. Stranamente questa concessione a noi ce la rilasciano perché dopo che tutte le carte erano state presentate il 23 di aprile, tutto quello, le cose erano richieste, tutto. Stranamente questa concessione viene firmata e trascritta dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo il 7 di maggio, consegnata al Comune di Bologna il giorno 18 maggio. Questo è tutto l'excursus di... Scusa, no, mi deve far parlare, no, io mi do il discorso. Mi deve capire, ora, io...
Allora, il 18 di maggio, quando a me mi arriva questa benedetta concessione, io ho due strade di amministrazione. O lo corso, o se no faccio finta di niente, come vorrà qualcuno, e lascio stare. A quel punto cosa succede? Cosa sarebbe successo? Io ho una nota, anzi un ufficio, ho una nota, dove ci scrivono, visto la concessione terminata, visto si invita entro 15 giorni magari a voler muovere tutto quanto, non rientra nelle persone di piano, quindi di collocare nelle zone previste. Nel momento in cui io non avessi, l'amministrazione non avesse temperato a questo, succedeva che la capitaneria di Porto e tutti gli altri ufficiali di le forze dell'ordine preposte al controllo, siccome noi abbiamo stabilito le zone di spiaggia libera, quindi sulle zone di spiaggia libera lei insegna che non posso stare nulla tranne quello autorizzato, le strade erano due: o si portavano là e comunque di iniziare il servizio, o se no le parti se lo dovevano portare tutte a casa, o se no le deve passare senza questa poca sala. Quindi io ritengo che una stagione responsabile debba fare sempre non quello che vuol dire, ma quello che è giusto, anche sbagliato alcune volte. Però secondo me la soluzione è questa. Perché a me sarebbe facevo questa strada bella, tranquilla, rilassata e finiva là. Poi quando poi mi venivano non quei 7 o 8 che ci dobbiamo dire quei numeri. Quelli no, e noi li dobbiamo dire, ma perché noi dobbiamo sapere di cosa parliamo? No! Quelli che sono contrari a questa cosa per partito preso sono 8 persone al massimo. Quelli possono essere, no? Consigliere Scarfiti, consigliere Scarfiti. Quelli contrari a questo tipo di situazione sono 7-8 persone al massimo. Vai avanti, se sono 7-8 persone al massimo. Quindi io ritengo in amministrazione che a fronte di un bene comune di 100 di pescatori di 50 anni che hanno la barca, non era possibile che questi signori dovevano andare a collocare la barca dove avrebbe detto chi avrebbe avuto la concessione, ai prezzi che dicevano loro e ai metodi e alle condizioni che avrebbero stabilito, perché al proposito non c'è, questo lo sappiamo tutti. Ora, tornando alla gestione, lei dice che noi non possiamo fare pagare i servizi, intanto per questa prima stagione i servizi non saranno pagati comunque, perché siamo in emergenza, quindi è un'emergenza, perché è un'emergenza questa? Se no l'altra strada, come sapete, era che sequestro tutte le banche. Poi è una scelta. No, gestisce il comune, dico il comune di Provolo, tanto per i servizi, dai servizi agli anziani, dai servizi alla scuola. Perché? È una scelta. Non avrei una scelta, un'amministrazione per queste strade, visto che ci siamo ridotti non per nostra colpa, ma per le lungaggini di programma, chiamiamolo così, al 18 di maggio per notificare questa cosa, questa concessione, per quest'anno, per questa stagione estiva, il Comune di Pro sarà carico delle spese che ci sono per la gestione. Come? Peggio, naturalmente tutti. Perché mi scusi, i servizi che usufruiscono gli anziani. Per esempio, io ti parlo, i servizi sono assessore che sta facendo un intervento al consiglio comunale, un consigliere di ordine guadagna, prego. Questo è un servizio che l'amministrazione intende rendere, perché secondo me a livello sociale questo servizio è molto importante, perché io lo vorrei vedere a lei. 150 persone che non sanno dove mettere queste benedette barche, come lei le avrebbe gestite? Quando se ne vengono sotto il comune, lei avrebbe fatto. Questo mi deve rispondere. Dico, lo vorrei vedere, capito? Quindi noi per quest'anno, per questi due mesi, l'amministrazione si farà carico della gestione. Poi per quanto riguarda la sua. Con i costi minimi, perché c'è lei, a differenza di quello che pensa lei, ci sono molto volontari che fare servizio gratuito. Questo è, glielo posso certificare, perché è così. E non è così. Poi per quanto riguarda l'uso, noi abbiamo solo l'obbligo gratuito dell'uso dell'area. E guardi, glielo posso assicurare. No, guarda, voi avete chiesto una cosa. Consigliere Scarfini, lei dice che non è quella che ha fatto, no? Dopo che finiscono gli interventi le può intervenire ancora per 5 minuti. No, e qui siamo in consiglio comunale, questa è un'istituzione che un regolamento che va pagato e rispettato. Assessore, finisce il suo intervento. No, assolutamente no. Quindi
dell'area. Cioè noi ci dobbiamo... No, è così, è così. Ma la cessione va dal loro uso dell'area. No? Guarda. No, però lo guarda. C'è verificare. Assessore, non tu adesso intervento, prego. Che sarei stato un folle, io almeno che adesso assolutamente mi aiuto su questo, speriamo che non abbia mandato mai. Quindi il guadagnamento del personale è più grado, poi ci sono più adesso chi effettuerà il varo delle barche, il trasporto del movimento, sono persone che hanno il loro contributo gratuito, sono persone che noi già abbiamo gratuito. Cioè perché c'è l'interesse caro consigliere Scaffini? Ma chi sono? Lo sanno lei? Lo sanno, chi sono? Poi le parole che si dicono in libertà, magari dopo 7-8 diciamo molto... No, poi sul fatto della chiusura, ascolti, sul fatto della chiusura io ho detto una cosa, non di chiusura, noi abbiamo detto quando abbiamo fatto la riunione che il comune avrebbe potuto pure rinunciare alla processione, che è cosa diversa. Questo sì. Io ho detto, però dobbiamo dirci le cose con la verità, noi non abbiamo detto chiudiamo la... si trova una gestione tranquilla dove tutti siamo d'accordo, perché io guardi non ho mai avuto bisogno di nessuno, la dimostrazione che vi ho chiamato prima del piano spiaggia, mettetevi d'accordo e gestitela, perché se no come già sono arrivate 8 domande su un lido previsto e 8 domande sull'altro, e come lei pensava che tutto va in concorrenza lì, quella concessione terminale l'avrebbero potuto presentare lo stesso, non l'hanno presentato chi? Lì in quell'area, ma non l'hanno presentato perché nel momento in cui il comune presenta, ma esatto, se io cittadino la voglio presentare, non è che sto lì, nel momento c'è interesse pubblico, tutti gli altri legati, ma non lo sapevano che c'era, l'hanno saputo perché le posso assicurare, ma presentare perché quando il codice della navigazione è un codice d'uso pubblico, ma lo so il problema è che posso sapere chi ha fatto le domande, faccio la domanda. No, il comune su ogni domanda negativa, tutti per i lidi, per i pedaloni, per il costo parco, arrivano le domande come il comune deve dare il suo parere, se è conforme al piano spiaggia o meno, o se ci sono motivi ostativi. Quindi noi come comune lo sappiamo, ma questo è perché le procedure tante volte noi abbiamo alla fine, dice suggerito, però no, non è importante. Quindi alla fine non è detto che l'avrebbe preso questa associazione che c'era, o poteva venire anche il imprenditore di Agrigento, no? Non lo sappiamo. Però no, perché c'è interesse pubblico, tutti gli altri negati. C'è, ma è normale, ci sono più responsabili. I responsabili sono per le vigili, Beano, credo, l'altro è... Per l'area, il responsabile assoluto di quella che chi è? È lo giudice, è normale, no? Cioè noi abbiamo le aggregate. Io che ce la faccio, poi che ho fatto una domanda lì a un responsabile. C'è l'ufficio tecnico e poi ci sono i vigili, eccetera, c'è una firma dei vigili e il signor Svelti per quanto riguarda gli operatori. Gli operatori? Sì. L'area responsabile. L'area responsabile di gara, no? Del nostro servizio, che quindi in questo caso io. Quindi diciamo, quindi l'intendimento dell'amministrazione è di superare questa strada in maniera tranquilla e rilassata, di andare di concentrarci su questa, poi successivamente scorso con questi altri e altre strutture di lavorare che non si possono fare. È importante, i costi del comune sono riferiti anche a cosa? Cioè non paghiamo dipendenti. Non vogliamo che lavora, ribadisco che la domanda. Sì, no, è chiaro, il comune non ha 150 dipendenti, è chiaro che 3-4 dipendenti la rimetti. No, dove siamo 160, dico, assolutamente. No, assolutamente. Sì, però io sto parlando. No, ma sono convinto di questa, almeno parliamo nella sede istituzionale.
come il sentito dire, le supposizioni. Quindi questo è quanto. E poi naturalmente il progetto sarà un attimo di quante persone ci vorranno mattina, pomeriggio. No, praticamente il servizio di notte c'è. Ah, voi trovate è chiaro. Perciò di sera nessuno conosce il servizio di notte in questo momento non c'è, poi se sarà rivisto vedremo come fare. Se qualcuno se lo vorrà fare carico. Sì, che sì. Che c'è assessore concluda, questo non è perfetto time, scusate, qui è un intervento. Dato che non c'è nessun
nessuna possibilità. Secondo le chiedo, c'è la possibilità in nessun altro posto, ok? Gli altri li bruciamo, lo chiedo, a me stesso lo chiedo. La seconda le chiedo, perché poi noi dobbiamo avere la nostra intellettuale. Siccome io faccio l'imprenditore e i benefattori, a prescindere dalle onlus, perché in quest'Italia tre quarti dei rapimenti le hanno fatto le onlus, e le onlus si sono fregati gli sms dei terremotati, benessere, quindi sulle onlus voi a prescindere, io non faccio processo di inversione, ma siccome io sono un imprenditore e l'imprenditore senza guadagno non parla, io dico beati questi benefattori, ma io che qualcuno abbia voluto fare, prendersi una concessione demaniale per fare una cortesia a 60, parca io, non ci credo. E le chiedo di più, io il primo anno privato che prendo la concessione, ma se ne metti 60 che sono in più, troveremo una soluzione, andremo al Zappardino per metterle o agli aga. Le dico di più, i 60 è il primo anno che sono entrati, io gli chiedo 300 euro al giorno, ok? 300 euro l'anno, ok? Il secondo anno, siccome i costi sono aumentati, il gasolio, gli chiedo 1000 euro. Lei che volevo chiedere, ma pure al comune costerà di spesso. Io assolutamente. Non sono d'accordo con lei. Non sono d'accordo per me. Perché io non devo fare business. Partiamo dal suo. Ma con la business? Ma lei mi vuole dire, ma parliamo seriamente che in una, dove lei pensa che c'è qualcuno che deve recuperare le spese? Lei pensa che c'è qualcuno che concede il trattore gratuito, ma c'è un benefattore? No, perché poi aspetta. C'è gente che lavora concezione gratuitamente perché sono benefattori. La concezione è diversa. Pensa a qualche benefattore, non vuole intervenire successivamente, le posso dire. Se il costo è 100, 100 verrà ripartito su quello che so, se il costo, le spese sono 100, perché il comune non deve guadagnare e soprattutto non parte da una base di 8.000 euro a cambio di 8. Già quegli 8.000 euro dovremmo distribuirli, dico, e questo, già è un dato che dico solo questo. Il dato, perché si è fatta molta confusione, e voglio anche chiarirlo perché anche la vicenda del prezzo, perché non è che ci dobbiamo, questo è un paese di 6.000 abitanti dove ci conosciamo tutti. E quella vicenda del club che è nata con non sponsorizzata, perché io dico francamente sponsor chiami, lei vede l'amministrazione in ogni dove, no, esempio, in ogni dove, domani mattina per me si può costituire l'associazione Maria Santissima di Gaetano e chiede di sistemare le parti. A me non me ne frega niente, quell'associazione, quel circolo nautico è nato con un solo scopo, nell'idea di poter gestire un'area in maniera assolutamente consorziale e comprensoriale. Dopo la regione ci ha costretto per evitare, perché noi non era un problema né personale, era un problema di principio. Ha detto bene, la nostra marineria non è una marineria che si può permettere, lo fa per hobby, si diverte, e credo che non sia assolutamente giusto che per il posto banca, abbiamo già i posti, lasciamo perdere, per un posto banca, che qualcuno può, anche per la maggiorità della banca, qualcuno possa decidere quando, come e perché pagare, a prescindere, dice lei, in un mondo che va verso la privatizzazione, ma non è tutto così, perché il mondo sta girando al contrario, siamo andati per anni verso la privatizzazione, ascolti, siamo andati per anni verso le privatizzazioni, stiamo ritornando indietro, ma questo è un altro aspetto, politica generale, le privatizzazioni ci hanno portato a questo, dico, se noi abbiamo l'ENI che è in mano, vabbè, in Italia lasciamoli perdere, possiamo fare un discorso più ampio, poi possiamo discutere se è giusto o sbagliato, però sui principi non transigiamo. Il nostro unico obiettivo da quando abbiamo iniziato questa avventura è riuscire a dare ai nostri concittadini che hanno una paga la possibilità di avere un posto senza essere costretti, perché il discorso è camminare con il comune o essere tutti d'accordo, il discorso è sottostare alle regole giuste o sbagliate, bravo o benefattore di un privato. Solo questo, il circolo era nato nell'intento di poter creare un circolo che deve essere costituito da tutti, perché fino a quando non è costituito da tutti, non ne discutiamo,
lo gestirà il comune. Vi dico una cosa, dove io le dico francamente non sono particolarmente d'accordo, e le invito a verificare alcune cose, che poi le pazze in giro ce n'è. Il comune di Sesti Levante, ok? Dobbiamo leggere, ne prendo uno perché non guardare al mondo, siccome io sono come lei, documenti, oltre con gli avvocati, documenti in termini di il comune di Sesti Levante ha una concessione demaniale marittima gratuita, ok? Gratuita, perché ci tengo a tenere. E ogni anno prendere la dà in concessione ad alcune associazioni del posto, uno che fa bagni, uno che fa poi invito, ok? Ma questo è un altro aspetto, questo lo discutiamo, ha detto bene l'assessore. Noi dobbiamo raggiungere un primo obiettivo che è di tutti, il primo passo che dobbiamo fare, che era insieme a quello di dare il posto parche, in maniera, non dico gratuita, in maniera normale, senza essere stare a un privato, è quello di togliere la dissenemazione delle barche sul nostro arenile. Cioè, no, è inutile che noi vediamo che non è più concepibile quello che avveniva anche sotto la Cicala. Le barche sotto la Cicala, 100 barche, non possono più stare. Ok? E questo è il primo obiettivo che dobbiamo, che abbiamo messo nel calderone. Noi nell'immediato, per togliere ogni dubbio, nell'immediato ci stiamo noi. Io non sono d'accordo, lo dico francamente, ma non è che non sono d'accordo perché se stai davanti, me ne frega, perché siccome oggi abbiamo provato a capire, perché più o meno il parlare del paese si comprende, io non sono assolutamente d'accordo sul fatto che il servizio non si debba pagare, ok? Non sono convinto dal punto di vista legislativo, non dal punto di vista non della forma, perché il servizio, dal punto di vista legislativo. Perché è un discorso se io ti do il posto, perché io lo sai, quando te devo solo dare il posto, ricovero qua. Ascolta, ti posso dare il posto? Intanto noi siamo in emergenza, e lo dico, è proprio un primo passo che va fatto. Aspetta, bisogna fare il regolamento. Assolutamente. Ok, ma c'è tempo che ha. Se lei lavoriamoci, non ho problemi. Per capirci. Nel regolamento, se lei che è molto. Nei regolamenti di varo preciso, come stesse dice tu, non c'è nessun comune che non prevede i costi. Loro sono spregiudicati, perché ho visto delle situazioni in giro. Vi invito a verificarla tutta la situazione, anche dal punto di vista legislativo. Ogni comune. Io le dico francamente, l'associazione, io non so. L'associazione lasciamo. Lei deve vedere i comuni. I comuni che hanno fatto la nostra strada, ci sono delinquenti di comuni che non lo registriamo, che fanno magari il redditio sui posti in banca, ok? Lei invita a vedersi delibere di giunta e regolamento di consiglio, perché sennò diciamo le sciocchezze. Poi c'è il secondo aspetto, noi nell'immediato siamo stati chiari, le dico francamente, non è che io sono, mi dicono, qualcuno dice, io vedo tutto bene, tutto male, no, c'erano due punti importanti, noi ci abbiamo riflettuto, due punti importanti. Prendevamo tutto e lo rinviavamo più o meno a novembre con due rischi. Uno, rifare un'estate con l'imbarcazione di Semenato. Secondo, nel momento in cui c'è l'autorizzazione della capitaneria, domani mattina, e sapete perfettamente che la capitaneria sta resistendo perché continuiamo a dire aspettate che stiamo entrando, domani mattina la capitaneria viene a sequestrare 100 barche e le devono togliere da là. Questa era l'urgenza di dal 18 maggio a fare le cose in fretta e in furia. Con Morta io ho detto, diciamo, ai proprietari delle barche, è un punto, ci sono problemi anche nell'entrata, logistica, tutto quello che volete, ok? Siamo qua. Mi perdono, mi faccio una coppia da... Lei ha fatto l'ascolto, mi dà fastidio, dico io non parlo, però è giusto, dico lei ha parlato 45 minuti. Dire non è che tutto è perfetto, ma che eravamo obbligati da alcune circostanze e che siamo disponibili alla discussione con tutti. Lei dice il circolo, io non sono quello che mi nascondo dietro il circolo, c'è, ok? Vuole la mia missione complessiva, perché sono in quel caso il circolo funziona, perché voi mi hanno detto di tutti i colori, un bacio di nomaniaci, che c'è il business pronto, addirittura è uscito, tipo, siccome uno dei soci, il vicepresidente era Massimo Caruso, qua non c'è l'altro, dico qua, e che praticamente si era creato questo, vi prego, dico, no, io lo dico, per quel pur parlare che lei ha parlato, cioè, il circolo
la migliore gestione potrebbe essere quella di affidarla a un'associazione, un circo, e sicuramente quella è la migliore strada. Ma su quella strada si può andare solo in due cose: nel momento che ci sono 130 parti, ci sono 130 proprietari, tutti d'accordo, quasi si è detto in maniera molto chiara, c'era la disponibilità da fare passare i presidenti, qua non c'è nessuno che ci sta studiando, che ci sta studiando per fare chissà quale manovra con le banche. Ma di che parliamo? Certo è, lei dice non lo chiudo, lei dice non lo chiudo, e io che non lo posso chiudere, lo posso pure far entrare il massimo 20 banche, o 50 o 60. Sì, capisci? Ma mi capisce? Dico, se lei alla fine non si trova, non è che necessariamente dico, deve venire, ognuno troverà l'alternativa, ma siccome secondo me parliamo del nulla, perché stiamo parlando di un argomento dove i primi proprietari del parco sono d'accordo, nel senso siamo tutti d'accordo per trovare la soluzione, allora abbiamo due bellissime strade, due, una continuiamo a fare ferro pure, chi vince, chi perde, non ci sono elezioni e viva la mia, ok? Vediamo, avvocato, nel sentito di tutti i colori, le borse, tutto quello che vogliamo. La seconda, che secondo me mi sembra più sensata di tutti, noi dobbiamo trovare in Appennea con tutti i problemi, noi siamo a disposizione, dobbiamo trovare la soluzione per arrivare al tempo, l'ho detto nella riunione, non è che l'ho detto, per arrivare al 10 settembre. 10 settembre, come ho detto, ci mettiamo tutti 134, 135 attorno al tavolo e ragioniamo su tutto. Dalla gestione non è escluso che il comune, perché siccome io sono convinto che il servizio io me lo posso fare pagare, okay? Non è escluso che decidiamo che se lo gestisce il comune. Cos'è? Ho 153 dipendenti, il ruolo una notte. È un ragionamento, ascolto, siamo aperti a tutti i ragionamenti. Il problema è se a questi ragionamenti dobbiamo andare con fuochi di sbarramento o a questi ragionamenti al 10 settembre, attorno al tavolo di 134 persone, dove in maniera seria decidiamo, possiamo anche decidere, lei dice gli spazi, ma possiamo pure decidere se c'è l'esigenza di prendere altri 50 metri di spiaggia, se c'è l'esigenza. No, l'ampliamento della concessione. Ragioniamo sempre. Che c'è un lido che è tra quella distanza, sì. Con le nuove norme, in qualche maniera si potrebbe per capirci. Intero, ma c'è, per capirci, abbiamo preso in affitto lo spazio si può necessariamente anche fare un esproprio e farlo dire. Ce ne sono un milione di soluzioni proprio anche. Come dobbiamo arrivare alla soluzione? Se noi è certo, ma non per una presa di principio, perché riteniamo che la cosa è giusta e che la cosa è giusta non per me, né per l'assessore, ma è la cosa giusta per chi ha oggi una banca. Poter avere un luogo che sia come si deve, perché non era concepibile quello spazio dell'anima più come era in forma privata, non è più concepibile avere banche disseminate su tutto il lungomare senza poter capire mai che cos'è, uno scende a mare, l'aria per... C'è una serie di sistemazione del nostro stradale che tutti diciamo che è la nostra vera risorsa. Siamo disponibili, l'abbiamo dimostrato affrontando tutti, con tutte le problematiche, perché il problema poi guardiamoci in faccia. Il problema è che certe persone erano abituate in una certa maniera, erano abituate anche ad avere uno spazio, tra virgolette, quasi personale, perché quando tutti erano sotto la cicala, qualcuno ha scelto di andarsene lungimirante là, ed erano in pochi. Purtroppo io lo capisco che se domani mattina che ho le mie abitudini arriva uno e mi dice così non lo puoi più fare, che uno, cioè, però credo che sia la soluzione migliore per tutti. Tutti gli aggiustamenti noi l'abbiamo detto a loro, diciamo al Consiglio Comunale, siamo assolutamente disponibili, si dovrà fare il regolamento, si dovrà decidere com'è da gestione, dal comunale a quello che vogliamo. Che lo certo è che qualsiasi gestione extracomunale può essere solo una gestione che coinvolge tutti, quando dico tutti, solo in quella maniera si può ragionare, perché se i costi sono 100, diviso tutti viene X, togli quello che noi non possiamo fare pagare, i 1000 euro del suolo, secondo me può essere interessante. Grazie Sindaco, sì, il relatore quanto bene che ci concludendo sull'argomento, io sono favorevole al fatto che non ci sia più quella specie di anarchia gestionale della spiaggia, che ognuno
si prendeva quello che voleva, pretendeva come se la spiaggia, cioè questa è la mentalità che è giusto far capire che non è così. Ma io ho detto alle persone, dice, guardate che la spiaggia non è né mia né tua, cioè dovete capire, non è che io la barca perché la leo, no, la barca la leo, non è che non è nostra, perciò dobbiamo sapere, dobbiamo capire anche che la barca è nostra. Adesso là, pur perché qua il problema principale si è un po' preso di lato, diciamo, non è stato centrato. Il problema principale, caro sindaco, è la gestione. Poi non è facile gestire quel numero di barche, ci gestito proprio dice domani scoppia la pace, perché pace ci deve essere, vogliamo tutti al massimo disponibilità, vogliamo. Ma come fanno gli altri posti? Io un posto no, è un posto dove ci sono 150 barche a terra, io non lo conosco in provincia di Messina. Oliveri anche c'ha la fortuna, ha 200 barche, ma lì il mare è sempre caldo. Molti non vanno, mancano moltissimo. Dico, scendono. Il problema è 150. No, 150. 40 sono le operative. Faccio una domanda. Le 150, no, 40 operative, c'è qualcuno? Come se la tira la barca? Perché più nemmeno c'è il discorso del pellicetto. No, c'è della no, il pellicetto. Se finché c'era la spiaggia ognuno aveva il suo pellicetto con una sua barca da parte, se lo prendeva e se lo tirava. Avendo 150 barche, avendo 150 barche, e corridoio federale, sì, e a barca il pericello come la parcheggi, con che cosa? Te la dire poi come la parcheggi. Ci sono problemi di logistica, proprio materiale, la barca arriva male, va dritta col pericello, poi come la sistema? Parliamo di politica, poi la parte. Sono problemi, questi sono i problemi che vogliono sentire la gente che va alle spalle, non di politica. D'accordo, però non è il modo, cioè non possiamo risolvere questa che il problema principale forse io sono d'accordo sul fatto che non è giusto, non ci sono 60 barche, le altre si vogliono fare la stessa domanda, le 130, perché a me risulta che le barche però sono molte lì, sono dislocate, anche dove venuta c'è la spiaggia che parte da Mappertutto, c'è una barca, c'è la barca, c'è la barca, c'è la barca, c'è la barca. Quindi se avete un altro 30 barche che gli dite? Mi perdoni, abbiamo 100 in più rispetto al privato. E poi il discorso non ci vale, la sera non ci sono servizi di breve, la sera non potranno più andare al campo per i piani, invece può essere che la sessione sia più che qualche cosa facciamo. No, non dico, cercare di farlo. Grazie, assessore, lo facciamo concludere, concluderà la consiglia. Il problema principale, ormai lasciando la storia della processione con i vari reportage e con tutti i gossip, perché l'assessore non si può fare lo spazio. Assessore, non andiamo. Questo racconta, a me me l'hanno raccontato anche, ma io ci credo che ci deve essere la raccontazione. Purtroppo in Sicilia, da noi funzionava così. C'è sempre il politico dietro, ma c'era il politico anche dietro la vostra. La mette le ali. Dico, la mette le ali. Comunque il servizio lo stiamo facendo pagare, non pagano tanto, ma lo pagano tutti i cittadini di Drono, ok? 1360. Lo stiamo facendo pagare. Assessore, una volta la invito ad intervenire. Concluda, grazie. Ci sono ulteriori interventi? Allora, io non capisco neanche cosa devo mettere alle volte, del sindaco, prego sindaco.
tre comunicazioni generali. Il primo, l'idea di calcio casalato, è assolutamente importante. La settimana scorsa, dopo le nostre discussioni, torniamo sempre ai bellissimi rifiuti, dopo la nostra discussione, venerdì della scorsa settimana, la giunta regionale ha individuato e fatto i nuovi subambiti regionali, oltre ai nuovi previsti, i 10 subambiti aggiuntivi, 18 in totale, le nuove, diciamo, per comprenderci, SRR, cambia praticamente tutto, nel senso noi non saremo più con l'ambito, dopo anni di grande sofferenza, non saremo più con l'ambito, per capirci, di Barcellona e Milano, ma ci dà, diciamo, da patti in poi saremo collegati con il vecchio ambito A1 di Capodanno, che si unisce, diciamo, l'SRR nuovo, sono i 33 comuni dell'A1 più altri circa 20 fino a patti che prendono. La cosa di straordinaria importanza è questa, che oltre, diciamo, alla costituzione del nuovo ambito, che io la vedo francamente non particolarmente negativa, e non particolarmente negativa perché tutto sommato siamo comuni, non ci sono comuni particolarmente grossi, il comune più grosso è Sant'Agata, quindi gli altri abbiamo tipo un'unità di tempo. Praticamente avremo circa dal primo luglio avremo 15 giorni di tempo, i consigli comunali avranno 15 giorni di tempo per approvare i nuovi statuti del SRR, in cambio del non all'approvazione sono già stati nominati, sono stati pubblicati oggi 18 commissari straordinari da parte della regione, che il giorno dopo, al 15° giorno, permettete, ci saranno nei primi 15 giorni ci saranno 18 workshop informativi dove la regione informerà ambito per ambito, 18 nuovi ambiti, di come sarà la nuova gestione. Nei successivi, quindi parliamo entro il 5 di agosto per comprenderci, più o meno se rispettano quello che hanno detto. Devo dire che questa regione non ha mai mantenuto un impegno sulle date, però questa volta c'è un fatto importante. Il primo ottobre, se noi non entriamo nelle SRR, la regione Sicilia verrà commissariata dallo Stato del signor Monti. Non scherzo, sarà l'unico motivo per andare nel nuovo ambito. Avremo tempo fino a circa l'8 di agosto, quindi sarà un'estate calda, e l'8 di agosto per approvare gli statuti delle nuove SRR. Se non vengono approvate, già ci sono nominati 18 commissari che le approveranno, gli uffici. Quindi, nel momento in cui ancora su quale ufficiale il nuovo ambito non è stato pubblicato, dovrebbe essere pubblicato a giorni, nel momento in cui trasmetteranno ufficialmente la nuova SRR, che sarà costituita non più da consulente e controconsulente, ma da tre sindaci, dovremo andare apertamente in consiglio, studiando, diciamo, quello che è il nuovo statuto, ad approvarlo. Vi volevo semplicemente avvertire per qual è il nuovo iter. Francamente, vi dico che Spero che sia sicuramente diverso dal passato, il fatto che non ci siano comuni come Barcellona, per capirci, oltre quest'ambito tutto il resto è area metropolitana, per capirci, subito dopo Falcone è ancora con noi, subito dopo Falcone, da Falcone, Messina, Barcellona, Milano, Messina e tutta la Ionica sono un unico ambito, un'unica gestione, diciamo, quasi l'inferno. Il nostro praticamente sì, è sempre grande, circa 45 comuni, però tutti i comuni che si ritengono con cui si possa dialogare, anche perché sono di pochi abitanti. Seconda comunicazione, prima da saperla dalla stampa, oggi ho provveduto a fare qualcosa di diverso che non si era mai fatta, con l'ausilio della dottoressa, proprio in virtù del fatto del fatto del coinvolgimento complessivo del Consiglio Comunale, questa volta guardo solamente alla mia maggioranza, ho dato ai miei consiglieri di maggioranza, ho dato delle deleghe specifiche, con ampi poteri anche ai consiglieri comunali. Abbiamo anche provato il limite sottile che c'è fra controllore e controllato, perché capisco che il consigliere comunale è il controllore. Però crediamo che poter interessare direttamente l'amministrazione attiva i consiglieri, che in questo caso su alcuni compiti specifici che leggerò capitalmente potranno supportare, dove le deleghe sono del sindaco, dove le deleghe sono degli assessori e gli assessori, anche in termini non solo di operatività, anche in termini di rappresentanza, diciamo, degli assessori e del sindaco,
credo che renda ancora più importante il ruolo del consigliere comunale. Siamo assolutamente aperti in un futuro anche ad aprire l'opposizione per fare che c'è un solo consigliere comunale, insieme agli strumenti che abbiamo parlato prima e ad altri di grande rappresentanza che vogliamo portare insieme in un momento dove i consiglieri possono realmente impegnarsi anche nell'amministrazione attiva e non semplicemente nel momento del consiglio comunale. Come ho spiegato, logicamente questo dà oneri e onori, nel senso che chi ha ricevuto la delega, perché ho dato delega per tutti di affiancamento, chi ha ricevuto la delega dovrà anche in qualche maniera diciamo operare. E purtroppo non ho detto la determina, però domani diciamo la pubblicizzeremo e la determina che hanno ricevuto i consiglieri, leggo diciamo le varie la disposizione, sì. Leggo i vari singoli diciamo, consiglieri. La dottoressa Monini per la sua competenza si occuperà di igiene e sanità, Travaglia si occuperà di turismo e spettacolo, Conti Podero già stasera ha fatto il primo atto di politiche giovanili, Sara Di Luca di politiche per le frazioni, quindi affiancherà l'assessore Magistro. Magistro Sofia Scappiti delle politiche scolastiche, Ciccio Pollà non poteva essere che sport, e Dino Pino di urbanistica e lavori pubblici, Luciatina Giardino Maria, siccome aveva, era rimasta particolarmente legata al suo vecchio ruolo di assessore alla cultura, ho ritenuto giusto delegarlo diciamo, in questo ambito assolutamente importante. Luciatina Merenda, un ambito assolutamente ancora più importante, i servizi sociali e le politiche diciamo, per la disabilità. Princiotta al verde pubblico, da buon agronomo ci sembrava che le competenze siano assolutamente queste. Questo vuole essere non solo di buon auspicio per la collaborazione ancora più stretta che possa esistere tra i consiglieri diciamo, e la parte attiva dell'amministrazione, ma questo vuol dire lavoro, vuol dire nuova freschezza ai quattro assessori, avere altre 10 persone che si possono occupare, sicuramente può essere di grande slancio per il lavoro di questo paese. Intanto auguro ai miei nuovi delegati di più assolutamente niente di vedere questo comune, con pochissime tenendo da sapere che il sindaco ne ha già pochi. Buon lavoro e spero che questo mio provvedimento, che credo pochi hanno fatto fino ad oggi, diciamo, di coinvolgimento, possa